Buongiorno a tutti e grazie di essere venuti. Sono sicura si popolerà di più la sala a breve, anche perché abbiamo altri gruppi in arrivo che, come sapete, in questi giorni di accoglienza delegazioni sono in giro per visitare il Parlamento e ci raggiungeranno più tardi. Dunque, io voglio solo introdurre brevemente il motivo di questa giornata, di questo primo seminario e dell'importanza di questa giornata. Il tema della sperimentazione animale è un tema che il movimento da tempo porta avanti e vuole approfondire, soprattutto vuole fare informazione. Perché proprio è una di quelle battaglie, diciamo anche simbolo, relative proprio alla facilità con cui la confusione, la disinformazione porta molto spesso a farsi delle opinioni anche molto sbagliate, molto lontane dalla realtà. Quindi è importante per noi riuscire ad approfondire questo tema e abbiamo qui oggi il professor Mamone Capria che ci racconterà quello che è il sistema farmaceutico oggi e quanto questo sistema non lavori e non sia incentrato a ciò che invece per noi è un qualcosa di fondamentale, ovvero la tutela della salute delle persone. E noi vogliamo mettere al centro questo come concetto, il concetto del benessere e della tutela della salute passa anche da questi momenti di informazione per creare appunto una consapevolezza sul tema. Sono qui accompagnata anche oggi da Valentina che mi ha aiutato nell'organizzazione di questa giornata e che ringrazio. E questa giornata vuole anche essere, questa mattinata vuole anche essere un momento di formazione, di discussione su questo tema, anche in preparazione a quella che sarà nei prossimi mesi l'esito e il risultato di un ICE, della iniziativa dei cittadini europei su Stop VVS Action, appunto. Campagna di raccolta firme che ha visto più di 1.800.000 firme raccolte su questo tema in tutta Europa e che dimostra quindi quanto comunque questo tema sia importante, sia sentito e abbia ad oggi quindi tutti gli strumenti, un peso importante e una considerazione che deve essere presa dalle istituzioni europee e vedremo quindi appunto nei prossimi mesi l'audizione del Comitato presso la Commissione per le Petizioni e la Commissione europea dovrà appunto esprimersi e prendere una posizione in merito. Chiaramente noi abbiamo supportato come Movimento 5 Stelle l'iniziativa Alice e continueremo a farlo ora che siamo qui dentro anche dal Parlamento. Quindi lascio la parola. Esattamente, dimenticavo. Ci raggiungerà più tardi. Ah, eccolo lì, Adriano, che è uno degli esponenti appunto del comitato promotore organizzatore dell'ICE e che in seguito all'intervento del professor Mamone Capria ci darà un quadro della situazione di quello che sono stati appunto gli sforzi, le energie, i risultati e quello che si spera appunto riusciremo a portare con l'ICE. Quindi direi che lascio la parola al professor Mamone Capria che credo insomma si può presentare e iniziare così questo momento seminariale. Grazie per essere qui e insomma buon ascolto. Ringrazio il Movimento 5 Stelle e il gruppo EFD per questo invito.
Io credo che si tratti di uno dei temi di maggiore importanza per la politica e la normativa comunitaria. Voglio dire brevemente una cosa. Io mi occupo di queste tematiche da una quindicina d'anni, essenzialmente quando mi è stato chiesto di far parte del comitato etico della mia università. Il comitato etico si prendeva cura di esaminare sotto il profilo etico le proposte di sperimentazione e è stato appunto una quindicina anni fa che per la prima volta mi sono reso conto che gran parte dell'attività accademica nella mia università, ma poi in realtà in praticamente tutte le università per le facoltà di scienze e medicina, si svolgeva nella forma di esperimenti su animali. Ora, la cosa che mi colpì all'epoca fu che io ero rappresentante come matematico della facoltà, del Dipartimento di Matematica, della facoltà di Ingegneria, di tutta una serie di cose scollegate dalla ricerca biometrica. Però il merito dei comitati etici è appunto quello di riunire persone con competenze diverse che quindi possono osservare la scena senza essere immerse in conflitti di interesse. Questo è uno degli aspetti in linea di principio positivi. E la cosa che mi stupì è che rispetto alla normativa già allora vigente, i progetti che venivano proposti erano tutti quanti difformi, cioè in altre parole venivano fatte delle proposte che se si fosse presa seriamente la normativa vigente non avrebbero potuto essere stilate in primo luogo e meno che mai presentate per l'approvazione a un comitato etico. Ed è da allora che io ho cominciato a occuparmi della letteratura sull'argomento e anche quella a favore naturalmente, cioè di vedere quali erano le ragioni che facevano sì che un folto gruppo di ricercatori in tutto il mondo pensassero di far progredire la medicina con questo tipo di esperimenti. E adesso voglio immediatamente farvi vedere il tipo di informazione che su questa problematica viene data in maniera più intensiva negli ultimi anni, ma praticamente da sempre. Vedete, questa è una campagna pubblicitaria dell'inizio dell'aprile del 2012. L'idea è proprio questa, che il topo rappresentativo dell'intera schiera di specie animali utilizzate nella sperimentazione animale è da sacrificare, anzi a momenti si sacrifica lui volontariamente per salvare la bambina, di solito rappresentata sempre sanissima, perché se fosse rappresentata una bambina malata forse qualcuno potrebbe anche porsi il problema ma come si è ammalata, e forse l'ordine di pensieri che si svilupperebbe non sarebbe così beneaugurante per chi difende la sperimentazione animale. Vedete, questo è un giornale che addirittura ospita due blog di animalisti che contestano la sperimentazione animale o vivisezione in varie maniere, anche sotto il profilo delle citazioni di articoli scientifici. Ecco però i titoli che riservano a questo tipo di problematica. Ricerca, meglio curare un bambino che proteggere un ratto. Cioè qui la disinformazione è nella alternativa, cioè dire che questa è l'alternativa, fra scegliere tra il bambino oppure il ratto, no? Poi vedete, questa è una notizia, sperimentazione animale, la LAV, cioè la Lega Antivivisezione per i diritti agli animali, ha come sottotitolo, ormai non scioglie più neanche l'acronimo, smette per i diritti agli animali, è un errore, quindi sono persone che sono degli zoofili, no? E sotto scienziati, indispensabile, quindi la voce della ragione e della scienza unanime dichiara che si tratta di una pratica indispensabile. Questo è un'altra notizia, gli animalisti in corteo, no vivisezione, i ricercatori schierati con il direttore del Mario Negri che da 50 anni, nonostante critiche occasionali all'abuso di farmaci e soprattutto di parafarmaci,
è sempre in prima linea a difendere la sperimentazione animale per ragioni generalmente misteriose. Ora, il fatto importante è che questa contrapposizione di comodo non ha neanche realmente radici storiche, cioè è una contrapposizione che cerca di negare che la critica metodologica della vivisezione è una critica secolare. Ma uno si può chiedere come mai adesso si parla di nuovo sui media di queste cose. La vera ragione sta nella direttiva che ho, di cui ho rappresentato qua un'immagine, REACH. Perché, vedete, questa è una direttiva entrata in vigore nel 2007 e ha lo scopo di assicurare un alto livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dai rischi che possono essere posti dalle sostanze chimiche, la promozione di metodi di test alternativi e la libera circolazione di sostanze nel mercato interno e aumentare la competitività e l'innovazione. Ecco, queste parole ci stanno sempre. Nelle direttive europee voi scoprite che anche se si occupano di qualche cosa che palesemente ha a che fare con la salute umana, l'idea che qualsiasi provvedimento debba tenere conto della libera circolazione delle merci viene sempre formulata in qualche posizione, a volte nelle prime posizioni. Questo è un qualcosa che fa pensare. Però qual è il fatto fondamentale di REACH? Perché c'è stato bisogno di questa direttiva? La ragione è che, come dichiarato dalla Commissione europea, esiste poca informazione per il 99% delle decine di migliaia di sostanze chimiche messe sul mercato prima del 1981. Questo è il tipo di notizia che avrebbe dovuto impegnare le prime pagine dei quotidiani per mesi o per anni, meglio ancora, perché è il tipo di notizia che la maggioranza delle persone neppure sospetta, perché visto che gli si è detto che gli esperimenti su animali vengono fatti per evitare che sostanze tossiche arrivino sulle tavole o negli armadietti delle persone normali, uno tutto si aspetta tranne che sia arrivati a quasi 100.000 sostanze introdotte senza nessun tipo di sorveglianza, monitoraggio e senza neanche dirlo ai consumatori e agli utenti, e che non erano state mai verificate né con metodi buoni né con metodi cattivi, quindi in particolare neanche con esperimenti su animali. Questa è la ragione per cui nel 2007 è dovuta entrare in vigore questa direttiva, che è stata definita rivoluzionaria. Rivoluzionaria perché evidentemente la regola è che i cittadini accettino l'avvelenamento industriale come una legge di natura, evidentemente. Vedete, questo è Nature, uno dei giornali scientifici generalisti più autorevoli al mondo, che poco prima dell'entrata in vigore di REACH fa notare come scienziati all'ECVAM, il Centro Europeo per la Validazione dei Metodi Alternativi, parola che, sulla quale avrò modo di tornare, nel Nord Italia, che è stato stabilito questo centro dalla Commissione Europea per sviluppare alternative ai test su animali, argomentano che i test su animali sono gravemente difettosi. Are badly flawed. Cioè, in altre parole, vedete già, se andate a scavare nella letteratura scientifica, già l'emergenza di qualche verità. Cioè, il conflitto non è tra gli animalisti e gli scienziati, tra le associazioni a difesa dei diritti animali e i ricercatori. Il conflitto è interno alla stessa comunità scientifica di settore. Essi dicono che il nuovo indirizzo verso metodi alternativi migliorerà la scienza dei test di tossicità. Quindi c'è un problema di miglioramento della scienza dei test di tossicità.
e che la sicurezza pubblica richiede che i nuovi test siano mostrati essere migliori predittori di tossicità di quelli esistenti. Questo è già un tantino sbilanciato, perché la domanda che uno si dovrebbe porre innanzitutto è: ma i vecchi test sono stati mai provati sufficientemente affidabili perché su di essi si potesse fondare la tutela della salute collettiva? Questa è una domanda cruciale, una domanda tra l'altro non di opinione ma fattuale, cioè la letteratura scientifica sull'argomento presenta una documentazione dei test animali che ci può far desiderare alternative solo per rispetto verso gli animali e non per difetto di fondatezza dei test stessi? Questa è una domanda fattuale. Ora, continua la stessa rivista, questo è un editoriale, quindi è il massimo di autorevolezza che ha la rivista per poter esprimere le proprie idee. Forse il punto più difficile nel piano di azione riguarda la sua richiesta di rilascio di più informazione su quanto bene funzionino i test su animali, sulla performance dei test su animali. Quanto sono robusti, predicibili e rilevanti? I dati finora danno luogo a preoccupazioni. Ecco un primo contatto con la realtà. Cioè il vero problema non è quello che per un'aumentata sensibilità verso la problematica animalista noi dovremmo cercare di fare delle proposte di nuovi metodi. No, il vero problema, quello radicale, è che la stessa fondatezza dei test attualmente vigenti è dubbia. E continua, l'industria è stata resistente a che cosa? A rilasciare i suoi dati, perché altra notizia che avrebbe potuto occupare a buon diritto le pagine dei giornali costantemente per mesi, anche i dati disponibili sulla performance dei test animali sono in larga misura segreto industriale e quindi l'industria non è stata disposta a rilasciarli. Tra l'altro vi faccio notare una cosa, che nella misura in cui i dati sono stati rilasciati, the data so far give grounds for concern, cioè i dati finora, quelli che sono stati rilasciati, fanno preoccupare. Allora un po', diciamo, in queste cose, per esprimerci con una metafora di buon senso, se andate a comprare una cassetta di mele e il primo livello è fatto di mele marce, voi chiedete di guardare quelle che stanno sotto e vi dicono no, quelle sotto non ve le facciamo vedere. È difficile che voi crediate che quelle sotto siano le migliori, giusto? Quindi in questo caso la reticenza dell'industria a rivelare dati quando quelli già rivelati sono preoccupanti è già di per sé un fatto preoccupante. E continua, se il canone aureo dei test animali, cioè contro cui i nuovi test devono essere confrontati, risulta essere fatto di latta e non di oro, le conseguenze politiche sarebbero considerevoli. La fiducia pubblica nell'abilità delle autorità regolatorie dell'industria di affrontare problematiche di sicurezza sarebbe danneggiata. Cioè il mistero, come dire, sociologico è come è stato possibile per circa un secolo che questa fiducia non fosse stata danneggiata, e la risposta in parte attraverso l'ostruzionismo dei media a rivelare lo stato delle cose, perché quello che adesso alla vigilia di Rich Nature rivela era qualche cosa che era perfettamente acquisibile, fattuale. Ora quando si è Rich appunto comportava la richiesta di registrazione, entro il 1° dicembre 2008 ci sono state 143.000 sostanze registrate e poi sono cominciate le trattative con l'industria. Le trattative dell'industria hanno portato a una prima scrematura a 30.000, erano troppe, decisamente troppe, e quindi nuove trattative
si è arrivati a 5.500, meno del 4% di quelle iniziali. Probabilmente sono state effettuate ulteriori riduzioni che non sono state adeguatamente pubblicizzate, quindi forse si sta anche al di sotto di questo. Come mai? Come mai da un inizio così, diciamo, con trombe squillanti, come dobbiamo registrare tutto e valutare tutto, giusto? Si è arrivati invece a questo atteggiamento che chiamare compromissorio è eufemistico, perché si è arrivati a una riduzione estremamente drastica delle ambizioni della direttiva. La ragione è presto spiegata. Thomas Hartung è stato direttore dell'ECVAM, è uno dei maggiori esperti mondiali sull'argomento dei test di tossicità, e lui ha detto che anche soltanto per andare a fare gli esperimenti per quelle 5.500 sostanze si sarebbe arrivati a 8,8 miliardi di euro con i test animali. Allora a questo punto diventa la storia più comprensibile. Allora, con i test animali gli oneri per l'industria sono così elevati, non si tiene conto naturalmente di tutti i profitti fatti con sostanze la cui sicurezza non è stata provata, no? Quindi si parte con una nuova verginità, però a partire da questa nuova verginità i costi per l'industria sarebbero così gravosi che purtroppo REACH non può essere realizzata nella maniera in cui precedentemente concepita. E questo quindi fa capire come l'insistenza sul valore degli esperimenti animali, che altrimenti sembrerebbe strana, anche per ragioni che andrò dettagliando, acquista una sua logica. Perché se io dico che devo fare gli esperimenti con gli animali e se questa procedura, buona o cattiva che sia, è troppo onerosa, a questo punto io ho schermato l'industria e il flusso dei profitti fondati sulla commercializzazione di queste centinaia, di queste decine di migliaia di sostanze, da una verifica che potrebbe poi ridurle in maniera drastica e quindi creare una crisi dal punto di vista dei profitti. Ora, ritorniamo alla questione della sperimentazione animale. Il termine storico radicato è vivisezione, sperimentazione invasiva su animali vivi. Questo è il termine che si usa da un secolo. Vi posso dire, perché ho cominciato da anni anche a interessarmi della storia della questione e non solo dello stato attuale, che praticamente obiezioni all'uso di questo termine datano da almeno un secolo. Chi le fa queste obiezioni? Quelli a cui dispiace che si usi un termine che metta troppo in evidenza l'aspetto crudele della pratica. Quindi preferiscono, secondo uno stile per cui la riduzione della spesa pubblica si chiama spending review e al posto della questione della programmazione economica, la legge finanziaria viene chiamata legge di stabilità, no? Sono tutti termini che sono più simpatici, anche se poi la realtà resta la stessa. Questo è un fatto interessante, cioè cambiare le etichette non cambia ovviamente la sostanza, quello che c'è nel barattolo, però evidentemente cambia la disponibilità del cliente a comprare. Ecco, essenzialmente questa è la logica. Ora, se andate a vedere, questo è un libro, è un libretto del 1882 di un famoso scienziato, l'inutilità della vivisezione su animali come metodo di ricerca scientifica. E mi piace citarlo perché, vedete, già dal 1882, ma in realtà già da molto prima, era assolutamente chiaro che il vero problema al centro di questa metodica era la sua inaffidabilità scientifica. Questo è un libro che ha pure il termine vivisezione nel titolo, un libro di storia di una prestigiosa casa accademica, idem in quest'altro caso. E questo è un mio articolo pubblicato sull'organo dell'Ordine Nazionale Biologi. Come vedete, il caso della vivisezione, cioè il termine
è un termine corrente. Questo è un altro libro della Routledge del 2004, cioè in altre parole il fatto che si insista costantemente sulla questione terminologica è di per sé un indizio di preoccupazioni da parte della controparte, chiamiamola così, perché in effetti è da due secoli circa che la vivisezione è contestata non solo come pratica crudele, quale essa è indiscutibilmente, qui non c'è discussione sul fatto che è una pratica crudele, ma anche come metodica inaffidabile, e io direi che non c'è realmente discussione neanche su questo, in quanto le risposte a ciò che diceva Lawson Tate, il dottor Odwin e tanti altri, non ci sono state, semplicemente non ci sono state. E adesso ve lo voglio far toccare con mano, per così dire. Vedete, a proposito della crudeltà, questa è una fotografia fatta vedere sui giornali nel 1975, test di inalazione di fumo su cani beagle. Ora, regolarmente, ogni volta che sono state fatte vedere fotografie del genere sui principali media, c'è stata una sollevazione del pubblico. È la regola, anche questo è un fatto verificabile storicamente. Cioè la maggioranza delle persone non sopporta neanche l'idea di poter essere considerata il soggetto per conto del quale si fanno queste cose. Questo è un fatto che è stato poi riconfermato da sondaggi europei, eurobarometri, tutto quanto, su questo non c'è dubbio. Vedete, questi sono test che vengono fatti da 30 anni nel Maryland sulla deprivazione materna, da 30 anni stanno continuando, cercano di creare angoscia nei neonati di scimmia. Nei piccoli di scimmia, ansia in varie maniere, sostituendo la madre con dei pupazzi per vedere se si attaccano al pupazzo come alla madre, ma vi posso garantire sono 30 anni che stanno a fare questo qua senza interruzione, ripetendo le stesse cose, magari misurando parametri marginalmente diversi e facendo sempre questo. Questo è un caso per vedere che cosa succede a un piccolo di scimmia se all'improvviso vede morire la madre, appunto la sedano in maniera senza ucciderla, e per vedere che cosa succede ovviamente gli creano una disperazione. Cose ripetute centinaia, migliaia di volte senza ottenere nessuna conseguenza che il semplice buonsenso, non dico il buonsenso dell'etologo, ma il buonsenso di chiunque abbia una pratica minima con gli animali avrebbe previsto senza dover fare nessun tipo di esperimento. Questi sono elettrodi, questo all'University College di Londra, esperimenti di neurologia, quindi non solo negli Stati Uniti dove la legge sul benessere animale più aggiornata risale al 1967, mentre quella europea era dell'86, quindi voglio dire loro sono arretrati rispetto all'Unione Europea, da questo punto di vista che non fa una bellissima figura neanche lei, però gli USA sono arretrati. Allora, in questo caso, voi vedete, ecco, nei gatti si introducono con questi elettrodi, si impiantano nel cervello, vedete, questo al Max Planck Institute, scimmie, ci stanno ormai filmati e fanno vedere tecnici di laboratorio e vari altri personaggi in atteggiamenti di ilarità per le buffe reazioni di queste scimmie martoriate. Questo è un coniglio a cui è stato impedito l'uso delle gambe posteriori, questi topi a cui sono stati innestati tumori, per vedere che succede. Una delle tecniche più fallimentari della ricerca sui tumori che potesse essere escogitata, già a priori fallimentare e a posteriori conferma del fallimento. Questo al Covans su scimmie. Questo un aspetto che io voglio dire a proposito della regolamentazione: se voi andate a vedere le leggi in vigore, tutte quante si occupano, lo vedremo anche un po' più in dettaglio, della protezione degli animali, cioè danno per scontato che trattare gli animali così è qualche cosa che contrasta con la sensibilità media e addirittura con la stessa normativa europea.
Però ogni qualvolta si è riusciti a entrare in un laboratorio, di solito attraverso infiltrazione di attivisti, perché l'entrata a sorpresa di persone, per esempio di comitati etici, ve lo posso testimoniare, non, anzi neanche l'entrata programmata di membri dei comitati etici, non è prevista. Quello che succede nei laboratori è una cosa segreta. Ogni volta che qualche attivista riesce a entrare, ecco che vengono fuori delle scene orripilanti. Questa è una delle istituzioni universitarie più prestigiose, l'Imperial College di Londra, che aveva anche una fama di rispetto per gli animali, tra l'altro. E appunto un rapporto ha sbattuto in faccia le brutture della ricerca su animali condotta in questa università. Ora voglio terminare questa piccola parte con un esempio per far capire che il fatto che si facciano esperimenti su animali ha anche un contraccolpo dal punto di vista degli investimenti sulla ricerca biomedica in generale. I soldi che si danno agli esperimenti su animali non li si danno a esperimenti che potrebbero meglio tutelare la salute umana. Questo è un dato, anche questo ve lo voglio dimostrare in maniera fattuale. Perché una delle cose che io più detesto del dibattito come viene rappresentato sui media è che sembra che si tratta di uno scontro di opinioni come quelli a cui ci hanno educato, voglio dire diseducato, i talk show televisivi. Ognuno può dire qualunque cosa e alla fine sembra che ognuno legittimi la tesi opposta a quella che starebbe lì a rappresentare. Io questo penso che non sia il genere di argomento in cui questo gioco delle parti è accettabile. E allora, i National Institutes of Health, che sono il principale finanziatore federale negli Stati Uniti della ricerca biomedica, alla vivisezione danno quasi la metà della loro dotazione, 15 miliardi. Però attualmente sono in crisi dal punto di vista economico, hanno avuto una riduzione della loro dotazione e quindi hanno deciso di fare che cosa? Di tagliare di 4 milioni il finanziamento di uno degli studi che sta andando avanti da 65 anni, a cui si deve un contributo essenziale per la caratterizzazione dei fattori di rischio cardiovascolare. Molte delle cose che si sanno a proposito dei lipidi, della scarsa attività fisica, eccetera, eccetera, e i loro effetti di lungo termine sulla salute cardiovascolare dipendono da questo studio epidemiologico. Uno studio di coorte, no? Che segue questa popolazione da 65 anni e hanno avuto un taglio, da 9 milioni si è scesi a 5 milioni. Però invece sono stati mantenuti finanziamenti per lo studio del comportamento sessuale di roditori dopo lesioni, mutilazioni e avvelenamenti. Quindi questo è un esempio, $2.792.144, direi 2.300.000 euro, diciamo, 300.000 euro. Ecco, topi e ratti stimolati elettricamente dopo che i loro peni sono stati mutilati e dopo che su questi peni si sono state fatte iniezioni con vari tipi di sostanze chimiche. Non vi leggo il dettaglio che sta sotto, però voi capite che l'idea di poter impostare una ricerca sessuologica su questo tipo di esperimenti è un'idea che di per sé meriterebbe un tipo di indagine, questa volta psichiatrico. Perché manifestamente cose di questo genere, oltre a rivelare da parte di chi le opera delle evidenti turbe mentali, non hanno la minima speranza di poter mai portare a un successo dal punto di vista della cura delle malattie legate alla sessualità umana. Ora, quindi questo però fa vedere, evidentemente, si preferisce finanziare questo tipo di esperimenti. Allora, diciamo, uno si potrebbe anche chiedere, ma in pratica perché lo fanno? Chi li finanzia? Perché uno potrebbe dire, chi li fa ha dei problemi che dovrebbe curare in altra maniera, e penso su questo ci siano pochi
dubbi. Però come mai li finanziano? La ragione è che sulla base di questi esperimenti sono stati sviluppati farmaci, per esempio contro la disfunzione erettile, contro l'impotenza femminile, si sono inventati pure quello, eccetera, eccetera. E quindi si sa che se per caso si riuscisse ad arrivare a una prova clinica di uno di questi farmaci, questo diventerebbe uno dei blockbuster, cioè uno dei farmaci che fanno $1 miliardo mondialmente all'anno. Quindi diciamo, si sa che tematiche di questo genere, con diciamo una sessualità erosa da tutta una serie di agenti, sia nell'organizzazione sociale, sia nel lavoro, sia nell'ambiente, ha creato un disagio in grosse masse di persone. E quindi si sa, i farmaci di questo genere sono candidati al successo. Ed ecco perché si fanno esperimenti di questo genere, che sono naturalmente in se stessi delle follie, ma follie che potrebbero riuscire ad arrivare alla fase 1 clinica almeno, e forse con qualche imbroglio, e anche su questo ci tornerò, anche alle altre due fasi e anche alla commercializzazione. Quindi diciamo, quello che sembrerebbe un mistero diventa meno un mistero, un po' come il mistero di questa storia degli animalisti come ricercatori, alla luce di Rich cessa di essere un mistero e diventa una cosa comprensibile e tutto sommato logica, seppur in una logica perversa. Ora, io vi ho citato questi fatti che riguardano la crudeltà della vivisezione, però qui non si tratta di rilanciare un dibattito etico, perché già la normativa europea assume che gli animali devono essere rispettati in quanto esseri senzienti. Questo è dal trattato di Amsterdam, questo è il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che dice l'Unione e gli Stati membri dovranno trattare con pieno riguardo le richieste di benessere per gli animali, poiché gli animali sono esseri senzienti, provano dolore. Voglio dire, questo non bisogna ricominciare un dibattito filosofico, sta già nella normativa. E questo vi fa anche capire come le direttive in materia sono tutte improntate alla protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici, alla protezione, perché la protezione degli animali è un dovere dell'Unione Europea. Qui bisogna spiegare perché la sperimentazione animale costituirebbe una eccezione da regolamentare a quello che viene chiamato il full regard, il pieno riguardo alle richieste di benessere degli animali. La precedente direttiva, anche quella, protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali. Se andate a vedere la forma di queste direttive, anche questa qui, che era quella a cui mi riferivo quando vi parlavo dei progetti che venivano presentati al mio comitato etico e che erano difformi dalla normativa. Se andate a vedere, la legge ha la forma: la sperimentazione animale è permessa solo se dimostrate che non c'è altra possibilità e che è perfettamente conforme allo scopo, da dimostrare ragionevole, che voi vi proponete. Quindi è la forma della direttiva è del tipo: la vivisezione è proibita, tranne se, e il se ha tutta una serie di oneri a chi la vuole fare, che formalmente sono rigidissimi. Ora, a questo punto volevo anche dire una cosa. Data la sede, io sono particolarmente diciamo lieto di sottolineare che la questione di chi si debba occupare di questa questione della vivisezione, della sua legittimità e anche della sua validità sotto il profilo del progresso biomedico non è una questione da lasciare agli specialisti. Vedete, fin da un secolo fa la reazione dei vivisettori è sempre stata la stessa. Anche questo
avendo una settimana di corso vi potrei documentare tutto, però voglio dire, potete credermi che da circa un secolo loro dicono sempre questo: i veri esperti siamo noi che facciamo gli esperimenti su animali. Tu ne hai fatti di esperimenti su animali? No, allora non puoi parlare. E questo lo dicevano non solo all'attivista generico, lo dicevano anche agli altri scienziati che invece non volevano fare esperimenti su animali. E questo è appunto il libretto che vi ho citato di Lawson Tate, padre della chirurgia addominale, in particolare della chirurgia ginecologica, creatore di molte delle manovre attualmente in uso, uno dei pionieri della tecnica asettica, nelle cui corsie la mortalità postoperatoria ebbe un crollo verticale. Quindi, per dire di che cosa stiamo parlando, ebbene, lui diceva: la vera questione è: questo metodo di ricerca scientifica ha veramente contribuito al sollievo della sofferenza o al progresso della conoscenza umana tale da giustificare la sua continuazione malgrado le obiezioni manifeste, cioè sulla crudeltà, ad essa? Allora, la mia risposta la darò dopo, ma deve essere chiaro che una risposta che giustifichi la vivisezione deve essere chiara e decisiva, libera da dubbi di qualsiasi specie, e soprattutto non deve assumere la protezione di un mistero privilegiato. Cioè, non si deve poter concedere ai vivisettori: noi decidiamo perché noi lo facciamo. Ecco, questo non è accettabile. E continuava e diceva, con parole che valgono adesso quanto un secolo fa: questa è una questione, credo, che può essere discussa da un laico, cioè un non professionista dell'argomento, istruito, tanto bene e forse meglio che da un medico, da un chirurgo o da un fisiologo, leggi, vivisettore, professionista. È una questione principalmente di critica storica. Io direi è una questione critica storica nel senso della storia, epistemologia e metodologia della scienza. E dobbiamo avere una risposta conclusiva a proposito di ogni progresso che è citato come un esempio, perché spesso quello che i vivisettori e i vivisezionisti, cioè i fautori della vivisezione, anche se non la praticano, danno come argomento a favore è: ma c'è stata questa grande scoperta che si deve alla sperimentazione su animali. Quando voi andate nei dettagli, come uno deve fare se vuole fare lo storico piuttosto che il propagandista, ecco che si dissolve tutto. E in questo libretto già all'epoca Lawson Tate mostrava che si dissolvevano già le scoperte dell'epoca, che venivano presentate come quelle grazie alle quali la sperimentazione animale era stata decisiva. E lui dice, poi fa la seguente osservazione che tuttora risponde a ciò che viene detto e ridetto tante volte, e cioè: ma solo una minoranza di scienziati è contraria alla vivisezione. Questo è uno degli argomenti che viene di solito proposto. E lui dice: sono molto consapevole di essere parte di una piccola minoranza della mia classe professionale nell'opinione che la vivisezione è inutile come metodo di ricerca. Ma la risposta che sono disposto a offrire su questo punto è che nemmeno uno su 100 dei miei confratelli professionali ha mai seriamente esaminato la questione. 99 prendono per buone le dichiarazioni del centesimo, e quest'ultimo a sua volta non è entrato nella materia dal lato che solo permette una risposta sicura, quello della critica storica. Perfetto, cioè può essere detto oggi esattamente invariato rispetto a un secolo fa. Cioè, in altre parole, il fatto che ci sia una minoranza di persone che sostiene che la sperimentazione animale è metodologicamente parlando una truffa, ecco, per usare il termine corretto, assumendo la consapevolezza e l'intenzionalità di chi opera, magari non sarà vera, no? E il fatto che sia una minoranza non è un argomento contro, tanto più che non lo è neanche dal punto di vista
della normativa europea, perché come voi sapete la normativa europea prevede un principio di precauzione che dice che se una minoranza qualificata mette in guardia contro pericoli alla salute derivanti dall'esposizione a certe sostanze, eccetera, eccetera, questa va presa sul serio, e il fatto che sia una minoranza non può essere presa come scusa per evitare delle misure attive per diciamo che evitino questa esposizione. Ora vi faccio rapidamente una carrellata di libri. Questo è nel 1903, dei due studentesse svedesi si iscrissero a fisiologia, a medicina, e fecero il primo rapporto di infiltrati, diciamo, su quello che veramente succedeva, il mattatoio della scienza, un libro che fece scandalo, furono processate, c'è stato un episodio storico importante che meriterebbe di essere rivisitato. Questo è un medico che nel 1908 scrive, nella forma di domanda e risposta, un catechismo di vivisezione, l'intera controversia argomentata in tutti i suoi dettagli. Ed è tuttora un ottimo testo, nel senso che dice tutta una serie di informazioni estremamente dettagliate, con tutti i riferimenti, che mostrano l'inanità delle pretese dei vivisettori. Questo è un medico svizzero che nel 1930 pubblica un libro, Mille medici contro la vivisezione, tortura degli animali scientifica, no? Dice il sottotitolo, Mille medici contro la vivisezione. Cioè, che cosa vuol dire? Voleva sottolineare, era una raccolta di opinioni di persone qualificate professionalmente per, diciamo, smascherare la pretesa di quelli che dicevano ma solo i non scienziati, solo i non medici la pensano così. I medici non necessariamente sono scienziati, però l'idea era che possono essere considerati un'approssimazione allo scienziato, ma i scienziati sono tutti d'accordo, e queste sono documentazioni che vengono divulgate, pubblicate, per far vedere che non è vero, che se voi esplorate la letteratura vi rendete conto che non è così. Questo è un fisico sperimentale, fellow della Royal Society, membro della Royal Society, quindi un fisico importante, anche lui si occupa di questo. Io ho il frontespizio dell'edizione curata dalla UI nel 1939, credo, o del 37, forse del 37, sì, a Bologna. È la traduzione, è un testo di una cinquantina di pagine, estremamente essenziale, con tutti i riferimenti e riferimenti scientifici. Questo è un grande fisico, quasi uno dei simboli della fisica del Novecento. Anche chi non sa nulla di fisica probabilmente ne ha sentito parlare. Una delle biografie che gli è stata dedicata negli ultimi anni ha come titolo Genio, per dire anche il genere di reputazione che lui si è guadagnato. Adesso la National Academy of Sciences è una delle istituzioni più prestigiose, e ci stanno molte persone che ambirebbero e farebbero veramente, letteralmente, carte false per essere nominate. Feynman nel 1954 fu nominato, dette praticamente subito le dimissioni per protesta e indignazione verso esperimenti su animali che consistevano nel vedere quanto un ratto chiuso dentro una ampolla piena d'acqua impiegava ad affogare, cose di questo genere, che non turbavano i colleghi della National Academy of Sciences. Lui dette le dimissioni perché gli sembravano a most cruel, stupid and unnecessary thing, una cosa estremamente crudele, estremamente stupida, estremamente non necessaria. La National Academy of Sciences per anni continuò a scrivergli chiedendogli di rivedere la sua posizione in materia, e lui non è mai più voluto rientrare. Questo per dire che anche personaggi che
rappresentano un po' delle pietre di paragone dal punto di vista del rigore scientifico, del rigore metodologico. Feynman ha scritto varie cose sulla scienza vera e le sue cattive imitazioni, tanto per dire, no? Però di fronte a questo hanno avuto un moto di protesta e di rifiuto estremamente radicale. Quindi chi ha una reazione simile sappia che è in buona compagnia. Ecco. Nel 76 Hans Ruesch ha rilanciato la documentazione sulla questione della vivisezione da un punto di vista scientifico. Lui parla anche dell'aspetto etico, ma lo liquida in breve perché dice: ma siamo tutti d'accordo sull'aspetto etico, però questo accordo viene indebolito quando si cominciano a presentare presunte prove che senza gli esperimenti su animali non si sarebbe riusciti a far fare un passo alla scienza medica. E io vi faccio vedere, queste prove sono tutte fasulle, quindi sulla falsariga di quello che aveva detto nel 1882 Lawson Tate. Vedete, nell'86 Ruesch pubblica una riedizione del libro di Fliegel aggiungendo una caterva di altri pareri che erano stati emessi da scienziati dopo il 1930. Quindi questo per testimoniare, guardate, la questione non è una contrapposizione fra zoofili e scienziati, è una controversia metodologica interna alla comunità scientifica, ma sulla quale anche i laici hanno voce in capitolo. Sia perché la questione può essere compresa anche da laici, sia perché i soldi che vengono impegnati in questo tipo di ricerche derivano in ultima analisi dalle tasche dei contribuenti. Questo è un libro fondamentale perché è stato suscitato, diciamo, è stato in un certo senso motivato dal libro di Ruesch. E Pietro Croce intitola, che era stato un vivisettore per molti anni, titola il primo capitolo di questo libro sulla via di Damasco, e cioè ammette, è una delle dichiarazioni più importanti, sia come confessione, adesso ho capito di aver sbagliato per 30 anni, e sia per le argomentazioni che poi propone, perché è un libro estremamente argomentato con tutti i riferimenti possibili. Vedete, questa è la sua traduzione in inglese, in edizione riveduta nel 2000, e la cosa che io voglio sottolineare è che questo, quando un italiano scrive un libro, questo viene tradotto e viene recensito bene nella letteratura anglosassone, di solito i giornali non se lo fanno dire due volte e ne parlano in maniera intensiva, intervistano il fortunato autore, eccetera, eccetera. In questo caso non è avvenuto. Che cosa non è avvenuto però? Non certo la recensione, perché la recensione c'è stata sul British Medical Journal, che ha, in cui il redattore capo ha scritto: sebbene Croce non usi eufemismi, questo è un libro equilibrato e perfettamente referenziato, con una ricerca basato su una ricerca perfettamente approfondita. Se volete un libro che contesti tutto quello che voi pensate di sapere sulla scienza e la ricerca, questo è il libro che fa per voi. Certamente ha cambiato le mie opinioni. Voi capite, no? Un'affermazione di questo genere su una rivista così prestigiosa è un'affermazione grossa, perché di solito tutte le recensioni, soprattutto di libri che entrano in una controversia, in maniera poi così energica e decisa come il libro di Croce, di solito si concludono con una frase per dire: bisognerebbe però sentire anche l'altra faccia della medaglia, o sentire l'altro rintocco della campana, o cose di questo tipo. Invece no. Conclude dicendo: ha cambiato la mia visione della questione. Ora, il British Medical Journal è uno dei più antichi giornali medici. Attualmente lo hanno ridefinito con l'acronimo BMJ. Non c'è più la scrittura
completa. Se andate a vedere sul sito, trovate adesso il sito del giornale DBMJ, THE BMJ. E questo è il primo numero nel 1840. Adesso il fatto notevole che non viene detto è che appunto nel 2004 ecco che un redattore in un editoriale fa un editoriale firmato, dice: la regola abituale del British Medical Journal è dirottare diligentemente la ricerca che coinvolge animali su altre riviste. Questa è una maniera elegante, come dobbiamo aspettarcela in questa sede, per dire che loro rifiutano gli esperimenti su animali. Perché? Perché non sono ricerca medica. Questo è uno dei casi in cui sicuramente si sarebbe dovuto sollevare più di una tempesta in una tazza di tè, visto che un giornale del genere dichiarava apertamente la sua linea editoriale in termini che sicuramente non sono complimentari nei riguardi di chi fa esperimenti su animali. Ora parlano di questo perché in quel caso abbiamo fatto un'eccezione. Uno dei pochissimi esperimenti su animali pubblicati. Che esperimento era? Era un esperimento per verificare la capacità dei cani di fiutare la presenza di un cancro alla vescica nei pazienti. E qui c'è l'articolo che dice: possono essere addestrati a distinguere pazienti con cancro alla vescica sulla base dell'odore urinario con maggiore successo di quanto si aspetterebbe dal caso soltanto. Questo per dire anche un'altra cosa. La ragione, io ogni tanto per variare dico anche sperimentazione animale, ma è chiaro che anche questa è sperimentazione animale, come la sperimentazione per vedere se certi tipi di animali hanno comportamenti che sono precursori di movimenti sismici. Chiaro che questi qui, se gli animali vengono trattati bene, non c'è nessuna obiezione, né etica né metodologica, una cosa del genere. Ecco perché parlare genericamente di sperimentazione animale è una maniera di cercare di confondere le acque. Quindi questo deve essere chiaro. Ora, a proposito dei grandi esperti e delle figure autorevoli che hanno parlato a proposito della sperimentazione animale alias vivisezione, io voglio citare due che sono stati direttori dei National Institute of Health. Siccome ho parlato male dei National Institute of Health, voglio dire l'attuale direttore. L'attuale direttore, Francis Collins, ha scritto nel 2011 un articolo, riprogettare la scienza traslazionale, è il momento. Adesso, scienza traslazionale che vuol dire? Su questo ci torneremo, però nel gergo vuol dire la cosiddetta ricerca di base, si chiama di base immeritatamente, perché in realtà di regola non fa da base a nulla se non ad altra ricerca di base. Ricerca traslazionale è un intero settore, sembra incredibile, no? Nel senso, è un intero settore che è nato per cercare di spulciare negli archivi della ricerca di base e trovare qualcosa che miracolosamente, uso la parola non a caso, lo vedremo fra un momento, possa essere poi applicato. E lui in questo articolo, lui dice: l'uso dei modelli animali per lo sviluppo terapeutico e la validazione di bersaglio, cioè su quale organo una certa sostanza agisce, fa consumare tempo e denaro e può non predire accuratamente l'efficacia sugli umani. Il risultato è che molti composti clinici sono portati avanti per fallire nella fase 2 o 3 e a volte io dico dopo. E anche su questo torneremo. Molti altri sono probabilmente abbandonati semplicemente perché il modello usato è difettoso e quindi, benché siano sostanze potenzialmente utili, vengono abbandonate per ragioni sbagliate. Questo lo dice l'attuale direttore del National Institute of Health e continua: con una validazione di bersaglio più precoce e più rigorosa su tessuti umani può essere giustificabile eliminare la valutazione di efficacia sul modello animale
totalmente. Vedete, lui non parla dell'alternativa, dell'affiancamento, perché molte volte voi sentite personaggi che vi dicono no, ma la sperimentazione animale è solo uno degli elementi dell'armamentario del ricercatore biomedico da affiancare agli altri, perché è comunque ineliminabile. Ecco che abbiamo un personaggio autorevole e in posizione di autorità, che vuol dire anche che non teme, non ha da temere conseguenze per quello che dice, questo è un altro aspetto importante, che dice no, guardate, la sperimentazione animale può essere skipped altogether, tolta di mezzo totalmente. Questo è quello precedente, che il direttore del NIH, degli NIH precedente, che ha fatto una dichiarazione nel 2013, anche questa, in cui lui ha fatto per decenni esperimenti su animali, soprattutto su topi transgenici, per vedere se erano più o meno suscettibili a varie sostanze con speranze terapeutiche, no? E lui ha detto, noi in realtà ci siamo spostati dallo studiare la malattia umana negli umani allo studiarla sugli animali, cioè ci siamo allontanati dal fare quello che dovevamo fare, la malattia umana la si studia sugli umani. Abbiamo tutti bevuto il Kool-Aid su questo punto, incluso me stesso. Il Kool-Aid è una pozione che si racconta sia stata data agli adepti durante il suicidio collettivo di Johnstown, credo nel 76. Cioè una dichiarazione estremamente dura questa, cioè nel credere nell'efficacia di questi modelli animali, noi abbiamo fatto un suicidio intellettuale collettivo, suicidio-omicidio intellettuale collettivo. Voglio dire. E poi continua, con la capacità di accendere e spegnere un qualsiasi gene nel topo, aggiungo io, lui non lo dice, ma queste sono accensioni e spegnimenti molto spesso non riproducibili, cioè succede una volta, la seconda volta non succedono, non sono modelli stabili, questo è un altro fatto che non viene di solito detto. Allora, con la capacità di accendere e spegnere un qualsiasi gene in un topo, e i topi non ci possono querelare, non ci possono fare causa, i ricercatori hanno fatto eccessivo affidamento sui dati su animali. Il problema è che non ha funzionato, ed è tempo che la smettiamo di ballare attorno a questa cosa. Avete capito? Quindi abbiamo bisogno di riconcentrarci e adattare nuove metodologie per l'uso sugli umani e comprendere la biologia della malattia sugli umani, arrivare a una comprensione della biologia della malattia sugli umani. Quindi, the problem is that it hasn't worked, non ha funzionato. Cioè c'è un momento in cui uno deve accettare che una certa tecnologia ha fallito. Non è possibile continuare instancabilmente a riproporla come se non fosse accaduto niente. Ora, questo è un altro parere autorevole di Thomas Hartung. Se gli animali facessero gli indovini dell'efficacia dei farmaci, non farebbero un sacco di soldi. Sono sempre quelle battute simpatiche quando uno non si rende conto della gravità di quello che viene detto. Cioè, si sta dicendo l'uso degli animali come strumenti di predizione di condizioni fisiologiche o patologiche umane non funziona. Tra l'altro, il fatto paradossale è che gli animali, certo, non fanno soldi a predire o a mancare di predire qualche cosa, ma quelli che li usano sì. E questa è l'amara verità che viene nascosta in questa battuta, cioè facendosi finanziare questo tipo di esperimenti si è riusciti, come abbiamo visto anche prima, a conquistare fette di finanziamento pubblico estremamente grosse.
Ora, molto brevemente, nel 2004 vi faccio alcuni commenti, a volte una piccola rassegna di articoli che hanno fatto un po' un bilancio. Questo nel 2004 il British Medical Journal pubblica un articolo: quali sono le prove che la ricerca su animali beneficia gli umani? Voi capite che una rivista del genere che mette un articolo con questo titolo vuol dire, nel classico British understatement, non ci sono le prove, però è meglio mettere il punto interrogativo. Come mi, diciamo, il paragone, una rivista di geofisica non metterebbe mai un articolo quali sono le prove che la Terra non è piatta, ecco, per intenderci, non titolerebbe mai così, perché se uno mette un interrogativo del genere vuol dire è chiaro qual è la risposta. E infatti la risposta è proprio questa, la conclusione dice proprio questo: idealmente nuovi studi su animali non dovrebbero essere condotti. Quindi l'articolo chiama una moratoria. Finché il miglior uso sia stato fatto degli studi animali esistenti, finché la loro validità e generalizzabilità alla medicina clinica non sia stata valutata. Altro fatto importante, che è tra l'altro una delle ragioni principali per cui io ho cominciato a studiare in maniera approfondita la questione diversi anni fa, e cioè che la ricerca nella letteratura non mi aveva fatto trovare niente. Cioè, mentre cercavo in un certo senso di fare l'avvocato del diavolo a favore della vivisezione, ho detto fammi almeno andare a vedere che cosa c'è a favore della sperimentazione animale, quali sono le sue credenziali, almeno gli argomenti che vengono citati su riviste scientifiche che provano che un po' vale, almeno questo. E io non ho trovato niente, per cui è stata una soddisfazione vedere che poi ho trovato varie dichiarazioni da commissioni, articoli scientifici che dicevano chiaramente non c'è mai stata una validazione dei test su animali. Non c'è mai stata, quindi non la trovavo perché non c'era. Ecco, quindi questa è stata una cosa che mi ha incoraggiato a continuare ad approfondire la questione e anche mi ha provocato un'indignazione come scienziato e come cittadino, perché è inaccettabile che voi abbiate posposto, come l'industria chimica circa la sicurezza delle sostanze che metteva in commercio, così i vivisettori la validità delle loro procedure per decenni, senza avvertire nessuno, senza dirlo, senza dichiarare, senza chiedere finanziamenti specifici. Li chiedete per il comportamento sessuale dei roditori, potevate chiederli anche per questo, giusto? Vedete, nel 2014, questo è un editoriale sempre del British Medical Journal che si intitola La ricerca su animali, quanto è predittiva e produttiva? Anche qui il punto interrogativo vuol dire non lo è. E introduce un articolo, anche questo: la ricerca su animali è sufficientemente basata su prove per essere una pietra angolare della ricerca biomedica? Il risultato è no di questa analisi. Cioè, anche in questo caso, due degli autori sono, fatemi vedere se anche Bracken stava su quello, sì, anche Pound, sono due degli autori del precedente che appunto hanno fatto una sorta di bilancio dopo 10 anni. E il bilancio è che quei proponimenti di fare una verifica che loro avevano auspicato nel 2004 si sono rivelati vani, perché dopo 10 anni non è successo niente. E adesso voglio dire brevemente quali sono le statistiche. Allora, l'ultimo rapporto, il settimo, sul numero degli animali usati per scopi sperimentali e scientifici negli Stati membri dell'Unione Europea, stima circa 11,5 milioni di euro di animali che sono stati usati
da dati raccolti nel 2011, quelli francesi risalgono al 2010. Questa è la distribuzione. Come vedete, la gran parte sono topi e ratti, però ci sono anche conigli, animali a sangue freddo, carnivori, per esempio i cani, e primati, proscimmie, scimmie e grandi scimmie, diciamo, e scimmie antropomorfe. E anche se prendete soltanto questa categoria sono comunque 5.750. Sono tante scimmie tenute in condizioni come quelle che potete immaginare e che abbiamo fatto vedere con alcune fotografie per esperimenti che sono stati finora diciamo al di qua di qualsiasi tipo di giustificazione dal punto di vista anche sobriamente metodologico. Quali sono gli scopi degli esperimenti? Questa è un po' una sorpresa, perché uno si accorge che la cosiddetta ricerca di base, che qui più pudicamente viene definita studi biologici di natura fondamentale, uno può dire vabbè, non fa pensare immediatamente che debbano servire a qualcosa, e vedete sono il 46,1%, quindi l'idea di una immediata applicazione degli esperimenti su animali alla medicina clinica non è rispecchiata neanche dal tipo di uso che in effetti viene fatto degli animali nell'Unione Europea. Vedete, il libretto di Searle, il fisico sperimentale membro della Royal Society che vi ho citato prima, diceva questa cosa. Uno può dire, ma gli esperimenti su animali non servono a niente. Lui dice, gli esperimenti sugli animali daranno sempre risultati sufficienti nel senso materiale, cioè per compilare una relazione, perché come diceva Zeruni, i topi non ci possono fare causa. No? Cioè, è evidente che se io pretendo di fare carriera nelle scienze mediche partendo dalle prove cliniche, c'è un altissimo rischio che una prova clinica si ritorca contro di me e mi distrugga la carriera. Invece, con topi e ratti, io posso andare avanti, accumulare un curriculum con centinaia di pubblicazioni e non succede nulla. Ora c'è stato un aumento per i cani e c'è stato invece una diminuzione di più di 250.000 ratti, quindi questo è un fatto interessante, quindi rispetto al 2008, alle ultime statistiche, c'è stata questa riduzione. Speriamo che sia genuina e che non sia un effetto della riclassificazione degli esperimenti, ma se è genuina questo è un fatto positivo, che vuol dire che l'Europa si sta dirigendo in una buona direzione. Gran Bretagna invece abbiamo avuto il più alto numero di esperimenti su animali dal 1986, quindi voglio dire, ci stanno alcune nazioni che non solo non rallentano, ma addirittura accelerano. Tra l'altro, per il caso italiano, visto che molti sono italiani, le sperimentazioni in deroga in base al decreto legislativo 116 del 92, cioè di 6 anni successivo alla direttiva europea, il decreto che la recepisce, no? Cioè sono in deroga, nel senso che sarebbero assolutamente proibite salvo in casi molto particolari, su quelli che vengono fatti su cani, gatti, primati, quelli a scopo didattico e quelli senza anestesia. Come vedete, nel 2000 erano 93, nel 2012 sono 269. Si è avuto un aumento non esattamente monotono, però abbastanza regolare verso la crescita. Ora, una delle ragioni per cui l'opinione pubblica è fuorviata e messa in esitazione riguardo questa questione è perché si va a vedere che onorificenze considerate molto prestigiose vengono date a persone che hanno fatto esperimenti su animali
e queste cose ovviamente vengono pompate dai media, come dire, vedete, hanno vinto il premio Nobel, quindi. La prima cosa che io vorrei precisare è una questione definitoria, e cioè il premio Nobel in medicina non esiste. Esiste il premio Nobel in fisiologia o medicina. In fisiologia o medicina. Viene di solito abbreviato come premio Nobel in medicina, perché le persone e l'opinione pubblica devono associare immediatamente un tale premio a un contributo importante alla sanità e alla cura delle malattie. E quindi si usa questa dizione, che non è semplicemente abbreviata, è in realtà sbagliata, perché fisiologia o medicina vuol dire che voi potete essere premiati anche se quello che avete scoperto non ha avuto la minima utilità alla medicina in senso proprio. Vedete, questo è l'ultimo, che è stato dato a un inglese e a due norvegesi per la loro scoperta di cellule che costituiscono un sistema di posizionamento nel cervello. Essenzialmente hanno scoperto che ratti con elettrodi impiantati mostrano che certe cellule si accendono, si spengono in relazione ai loro tentativi di trovare il percorso dentro un certo ambiente. Quindi hanno scoperto che ci stanno queste cellule che sono deputate al senso dell'orientamento, diciamo così. Ora, vedete, vengono rappresentati in atteggiamenti amichevoli con questi ratti, e cervelli di Norvegia. Sarebbe stato più affascinante se l'esperimento fosse stato fatto direttamente su chi sta prendendo invece adesso il premio, visto che si tratta di scoperte che si tratta di procedure sulle quali loro non hanno scrupoli sotto il profilo del dolore provocato, però si capisce di che pasta sono fatti, visto che il loro primo progetto sperimentale importante è stato quanta parte dell'ippocampo si può tagliare dal cervello da un ratto prima che non riesca più a orientarsi nel suo ambiente. Ecco, questo è stato il loro primo progetto sperimentale. Vedete un senso del posto, questo è uno dei diagrammi che Nashor ha proposto per descrivere questa grande scoperta. Però Nashor dice anche questo: queste cellule che sono state trovate hanno una rilevanza pratica. Questo è bello sentirlo dire, hanno una rilevanza pratica, anche se la parola rilevanza mi fa squillare campanelli d'allarme, perché uno vorrebbe dire dimmi in pratica. Allora hanno intervistato un ricercatore sulla memoria, una volta erano personaggi come Giordano Bruno, adesso sono persone che mettono gli elettrodi dentro i ratti, e lui dice è un buon esempio di come una ricerca molto di base, ecco, molto di base, può aiutarci a guadagnare la comprensione più profonda di cui abbiamo bisogno per malattie così devastanti, per muoverci verso delle terapie. Terapie, diceva prima, perché i primi sintomi dell'Alzheimer sono l'incapacità, per esempio, di ritornare a casa o cose di questo genere. Quindi il fatto che abbiano fatto questi esperimenti ci permette di muoverci verso le terapie. È bello, sembra Mosè che va verso la terra promessa, soltanto che rimane una promessa, e chissà se un giorno, nel caso che non si materializzino le promesse, il premio Nobel verrà ritirato. Vi lo posso anticipare, non sarà ritirato. Ecco questo. Vedete, il fatto che io trovo interessante di questa scoperta, diciamo, di questo Nobel, è che il Nobel viene dato andando a vedere una produzione che ha uno spettro largo. Di solito non è che voi fate una scoperta e che l'anno dopo vi danno il Nobel, secondo la leggenda. Di solito devono aspettare un po' d'anni per vedere un po'
in che maniera si inserisce. Quindi, se infatti si vede che quello che ha preso metà del premio, gli altri, i coniugi Moser l'hanno dovuto dividere, ma essendo sposati spero che non abbiano litigato, ha pubblicato i suoi articoli nel 71 e nel 76, c'è una trentina d'anni, quindi voglio dire è una ricerca che si sviluppa su una trentina d'anni. E adesso la cosa che io mi chiedo, poiché la definizione della giustificazione del premio Nobel in fisiologia o medicina è che esso abbia dato il massimo beneficio all'umanità, vuol dire, i casi sono due, o dobbiamo considerare i commissari del Nobel delle persone irrimediabilmente confuse e incompetenti, oppure loro in buona fede, facendo una scrematura della ricerca degli ultimi 20-30 anni, non hanno trovato di meglio di questo come promessa di, applicazioni cliniche. Quindi e io penso, diciamo, siccome voglio essere benevolo verso queste auguste commissioni, tendo a pensare che la risposta sia la seconda, cioè che loro abbiano fatto uno sforzo onesto di trovare qualcosa di meglio e non abbiano trovato niente di meglio di questo. Ora voglio fare un esempio di che cosa si intende per ricerca medica, perché altrimenti la cosa resta un po' plumbea. Ma innanzitutto voglio dire una cosa. Questa ricerca di base, quale tipo di promesse ha realmente mantenuto? Questo è uno degli studi che è stato fatto, pubblicato nel 2003, e sono andati a vedere la ricerca di base, la scienza di base altamente promettente, quanta di questa si è tradotta in applicazioni cliniche, no? E hanno analizzato circa 25.000 articoli lungo un quinquennio su 5 delle riviste biomediche più prestigiose. E poi sono andati a vedere nei 20 anni successivi quanti di questi articoli avevano avuto un'applicazione clinica nei 20 anni successivi. Adesso vi faccio, vi cito dalla valutazione che viene data nell'editoriale dell'American Journal of Medicine, e insomma quanti ne hanno trovati? Ne hanno trovato uno solo, uno su 25.000, e stiamo parlando degli highly promising o promising results, non stiamo parlando della plebe della letteratura biomedica, stiamo parlando dell'elite. Uno, lo 0,004%. E continua l'editoriale dicendo questo: malgrado i limiti dello studio e anche se gli autori avessero sottostimato la frequenza di traduzioni di successo anche per un ordine di grandezza, anche avessero sbagliato di 10 volte, tanto questi risultati suggeriscono fortemente che, come molti osservatori sospettavano, il tasso di trasferimento della ricerca di base in quella clinica, in uso clinico, è molto basso. E quindi questo conforta, diciamo, la buona opinione verso la commissione del Nobel, cioè effettivamente loro forse ci avevano provato a trovare una vera scoperta clinica utile e non l'avevano trovata. E vedete, questa valutazione in realtà fa parte di una piccola sottoletteratura in materia, che ha articoli del tipo perso in traduzione, no? Gioco di parole carino, che sta a significare che appunto esperimenti molto promettenti, studi molto promettenti dal punto di vista della ricerca di base, poi non si sono tradotti in un bel nulla. Quest'altro, un altro bel titolo, ricerca traslazionale attraversare la valle della morte. Ora, il fatto importante, questa è una delle cose a cui il Movimento 5 Stelle è stato più legato e che io trovo più apprezzabile, cioè la denuncia della disinformazione dei media. Ecco, questo è un esempio, cioè
i media non hanno praticamente, che io sappia, i giornali, le televisioni, mai parlato del fatto che all'interno della comunità biomedica è in atto un momento che dura da anni di riflessione su una crisi di traduzione della ricerca di base, quella che occupa il 46,1% degli animali utilizzati nell'Unione Europea, diciamo, tanto per intenderci. C'è una grave crisi. Nessun giornale che io abbia incontrato ha mai parlato di questa cosa. Non se ne parla, sono delle informazioni non evidentemente attraenti per gli inserzionisti, perché dico così? Perché molto spesso si dice i giornali pubblicherebbero qualunque cosa potesse aumentare le copie vendute, no? Questa è una delle leggende che si dice. In realtà tutte le volte che una rivista, che un quotidiano ha pubblicato un articolo sulla vivisezione, ha sempre aumentato le copie. Quindi evidentemente questo è un argomento di cui non bisogna parlare, nonostante possa aumentare l'audience. Quindi il contrario di quello che di solito si dice. Questo è Ioannidis, che è diventato famoso, è un epidemiologo, per un articolo di cui mi piace soprattutto il fatto che non ha il punto interrogativo e si intitola "Perché la maggior parte dei risultati di ricerca pubblicati nelle scienze biomediche sono falsi". Non sono falsi o sono no, so, perché sono falsi? Adesso ve lo spiego. Un articolo che merita, ha suscitato una discussione, un dibattito interessante, che però sostanzialmente ha conservato la valutazione di fondo di questa analisi. Lo stesso autore si è occupato proprio della questione nel 2012, estrapolare da animali a umani, e nell'articolo lui dice è quasi impossibile fare affidamento sulla maggior parte dei dati ottenuti su animali per predire se un certo intervento avrà o no un rapporto favorevole benefici-rischi a livello clinico in soggetti umani. È quasi impossibile. It is nearly impossible. Stiamo parlando di una pubblicazione, di un articolo di un autore molto prestigioso che ha pubblicato questa valutazione su Science Translational Medicine, altra rivista di settore estremamente autorevole. È quasi impossibile. Allora l'Università di Stanford gli ha fatto un'intervista nella quale lui ha cominciato, e questo è giusto che io lo dica, perché lui non è un animalista, e dice cose di questo genere. La ricerca animale è estremamente importante alla luce della sua valutazione, però non spiega in che senso. E adesso la spiegazione. In teoria può offrire valide intuizioni precliniche. In teoria. Però quella lì vera, quindi esiste, come dire, il comunismo ideale e il comunismo reale, diciamo così. Comunismo reale, la vivisezione reale, ha una concordanza molto limitata con quello che vediamo sugli umani. Quasi tutto sembra funzionare sugli animali, quasi niente funziona sugli umani. Quindi ha ribadito quello che veniva detto da un secolo in materia, e cioè che in effetti la sperimentazione animale permette di presentare come promettenti dei risultati che in realtà poi non mantengono le promesse. E a questo punto vi voglio fare un esperimento per prima di avviandoci alla chiusura della prima parte di questo seminario. The Lancet nel 78 ha definito una certa scoperta come il più importante progresso medico del secolo, no? Qual è stato? A me mi è capitato in vari pubblici di tipo diverso, anche persone con titoli scientifici attinenti, praticamente nessuno ha indovinato, neanche un candidato. Datemi tre candidati, perché il primo, cioè, lo dice The Lancet, magari io non sono d'accordo, no.
nessuno ha mai indovinato. La risposta sono i sali di reidratazione orale. Perché il problema è che nelle epidemie di colera, fino agli anni 60, l'unica maniera che si aveva per reidratare i malati che avevano crisi di perdita di fluidi e si avviavano a una delle morti per, più penose che ci siano, quella per disidratazione, era fare delle trasfusioni, era restituire i fluidi in maniera endovenosa. Soltanto che questo è il tipo di procedura che non potete applicare in luoghi dove c'è una crisi sanitaria. È una procedura che richiede un altissimo livello di igiene per evitare di fare un danno in aggiunta a quello che la malattia sta facendo, no? E quindi praticamente non si applicava se non in casi rari dove si avevano strutture adeguate. Bene, che cosa si è scoperto? La grande scoperta di questi anni 60 è che se voi date semplicemente l'acqua, cioè la risposta banale a una disidratazione è quella di dire ma io visto che perde tanti fluidi lo faccio bere di più. No, non funziona perché perde subito tutto. E quindi si tratta di dare qualche cosa per via orale che possa essere assorbito. Ebbene, la scoperta è che se voi fate una composizione con parecchio zucchero, diciamo 6 cucchiaini rasi di zucchero e mezzo cucchiaino raso di sale in un litro d'acqua, questa viene assorbita. Come l'hanno scoperto? Ecco. E, bene, si stima che abbia salvato almeno 50 milioni di persone, a partire dal 78, almeno 50 milioni di persone. Nella letteratura, se voi andate a vedere, trovate dei tentativi pietosi di far vedere che in anni poco prima o poco dopo ci stavano alcuni che facevano su colture cellulari intestinali di ratto esperimenti di trasporto di sodio, eccetera, eccetera. Lo trovate questo. Se andate a vedere le testimonianze di quelli che sul campo hanno fatto gli esperimenti clinici, scoprite che di queste cose non hanno praticamente tenuto alcun conto e comunque in parte neanche ne sapevano nulla. In ogni caso il metodo era stato esposto già un secolo prima. Questa è una cosa impressionante, già nel 1853 ci sta un libro, l'autore aveva scritto vari articoli prima, nel 1853 lui pubblica un libro sull'argomento. Incredibile, cioè per un secolo la cosa è rimasta senza ripercussioni sulla prevenzione dei casi di disidratazione acuta, perché l'autore, che pure era un medico tra l'altro, è stato sottovalutato. L'articolo di storia da cui ho tratto questa informazione elabora una serie di ragioni per cui non è stato preso in considerazione. Una delle ragioni che danno, forse perché aveva preso il suo titolo di medico in Scozia, cioè, quindi gli argomenti e le evidenze vengono giudicate secondo la provenienza nazionale dei vostri titoli di laurea, quindi voglio dire, Dio salvi la regina, no? Si diceva una volta. Bene, comunque sono state esperienze di tipo clinico. Che hanno portato a questa scoperta. Questa è una scoperta genuina, importante, ma quello che voglio dire è che i riscopritori negli anni 60 hanno ricevuto varie onorificenze, di solito da paesi del terzo mondo, nessuno di loro ha preso il Nobel. Questo per dare un po' anche il tipo di valutazione che bisogna fare di questa industria della persuasione, che ha fra i suoi protagonisti anche il rituale di Stoccolma. Ora voglio aggiungere una cosa. Ancora oggi, questa è una notizia che veniva data nel 96 sul sito dell'OMS, probabilmente le cifre possono aver avuto delle oscillazioni, però ogni giorno muoiono circa 8.000 bambini per mancanza di questo presidio medico di base, sale e zucchero e
cosa più importante, almeno altrettanto importante, scusatemi, acqua potabile. E appunto l'UNICEF, circa 8.000 bambini muoiono ogni giorno per disidratazione e diarroica, cosa che potrebbe essere del tutto eliminata con questo rimedio estremamente economico, bassissima tecnologia e che niente deve a tutta la ricerca di base, diciamo, nonostante voi potrete trovare nella letteratura tentativi di trovare fantomatici raccordi. E la cosa che io voglio dire è che però la situazione non riguarda soltanto i bambini del terzo mondo, cioè molto spesso i media fanno una specie di cortocircuito: esistenza di terapie efficaci, disponibilità per chi ne ha bisogno. È un falso. Questi sono articoli pubblicati in Italia. Un pensionato su due non arriva a fine mese, quindi non arriva neanche a potersi nutrire adeguatamente. E voi capite che non poter vigilare sulle proprie condizioni di sussistenza è un cattivo prerequisito dal punto di vista della preservazione della salute in senso, nel senso più complessivo del termine. Ma in pratica nel 2013 2 milioni in fuga dalle cure non hanno i soldi per il ticket. L'assessore alla salute del Veneto dice: i medici mi dicono che i loro assistiti non hanno soldi, o mangiano o si curano. Questo succede in Italia, non nel Bangladesh. Questo è un esempio. Un altro articolo, 2014, l'11% degli italiani, cioè circa 6,7 milioni, quindi un numero più grosso di quello citato prima, questo sono i Codacons, una stima dei Codacons, rinuncia alle cure perché non ha le possibilità economiche. Nel caso delle visite odontoiatriche la percentuale sale al 23%. Quindi questo serve perché ci si renda conto che oggi la questione della tutela della salute è una questione che non si può riduttivamente esprimere come questione di ricerca biomedica. Oggi ci sono presidi sanitari efficaci a cui semplicemente non hanno accesso masse crescenti nelle nostre cosiddette società opulente per questioni appunto economiche. Questa è una cosa importantissima che mi fa particolarmente piacere dire in questa sede. Cioè, è bene che l'Unione Europea si prenda carica di queste situazioni di crisi sanitaria nel momento in cui fa direttive su come regolamentare la sperimentazione sugli animali. È importante che faccia direttive su come salvaguardare la salute degli europei. Questa è una cosa che secondo me è molto importante. Questo è un altro esperimento, uno degli ultimi, articolo, uno degli ultimi che ho letto sull'argomento, il 30 settembre. Il caro ticket allontana dal servizio pubblico, resta il problema delle attese, per un'ernia bisogna aspettare 2 anni. Chiaro che questo non è un paese che diciamo ha una civiltà sanitaria degna del nome. Ecco. Questo è un altro esempio, una protesta di genitori a cui la provincia di Napoli ha azzerato il servizio di assistenza e trasporto di disabili. Per esempio, questo è un altro problema importante, cioè ci stanno molte persone la cui qualità della vita verrebbe aumentata non con mezzi farmacologici ma semplicemente con un minimo di attenzioni da parte delle istituzioni, e che si vedono negare queste attenzioni per diciamo risparmiare non si sa quanto, ma perché diciamo dall'evitare questa assistenza la provincia, in questo caso di Napoli, pensa forse di fare un piccolo risparmio per i suoi dissestati bilanci. Non è chiaro. Allora, a questo punto io volevo entrare un po' nel meccanismo che presiede alla costruzione di progetti sperimentali in cui si fa uso di animali.
Perché, vedete, c'è un primo livello in cui salta agli occhi che c'è qualcosa che non funziona nella idea di utilizzare animali come modelli di condizioni umane. Questa è un'inserzione pubblicitaria del 96 di Hans Ruesch e i suoi sostenitori, che dice appunto sul New York Times: la maggioranza delle persone vedono un bambino bello e sano, noi vediamo una cura per la leucemia felina. Cioè, tutti quanti in effetti dicono: ma si può usare un bambino per curare la leucemia felina, la leucemia dei gatti? Ecco, questa idea è una cosa che indubbiamente sembra peregrina, stravagante, no? Questo sempre la stessa campagna: la prossima volta che state male, fareste meglio ad andare dal veterinario. È un'affermazione che sembra assurda, no? Noi quando stiamo male non andiamo al veterinario. Però se fosse vero che la sperimentazione animale ci equipaggia equipaggia chi la pratica a comprendere meglio la medicina umana, forse la cosa razionale sarebbe appunto andare da un veterinario se abbiamo una influenza o qualche altro malessere. Allora, a questo punto torno appunto alla legge da cui prese i passi la mia indagine sulla questione 15 anni fa, perché la legge, il decreto legislativo, dice, come accennavo nella prima parte del seminario, quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, no? Come vedete, la legge considera il livello ottimale, l'ideale, non fare esperimenti. Quando non sia possibile evitarlo, no? È come una legge sulla legittima difesa. Non uccidere. Ci sono condizioni nei quali però puoi essere costretto a, ecco, è una cosa analoga, no? Si deve documentare all'autorità sanitaria competente la necessità del ricorso a una specie determinata e al tipo di esperimento. Quindi quando io leggevo questa cosa, documentare la necessità del ricorso a una specie determinata e al tipo di esperimento. Sono affermazioni impegnative. Se uno ovviamente ne parla con delle persone con un minimo di istruzione scientifica, si tratta di cose importanti. Ora, all'epoca e anche adesso, sono soprattutto 10 in tutto le specie di mammiferi su 5.420 che vengono utilizzate. E vedete, il mondo animale è molto vario. E voi capite, solo 3 principalmente, con qualche eccezione, delle 2.277 specie di roditori attualmente note. Bisogna dire attualmente note perché una cosa che molti non sanno è che solo negli ultimi 15 anni ne sono state scoperte altre 500. Cioè, in altre parole, non è che noi abbiamo un quadro del regno animale tale che possiamo dire: ah, ecco, quella è la specie che più fa al caso nostro, quell'altra invece non tanto. Noi ci ritroviamo in una situazione in cui anche nozioni fondamentali sul gruppo più utilizzato, quello dei roditori, sono state anche le condizioni più essenziali sono state rinnovate, sono state ampliate negli ultimi 15 anni. 3 soltanto vengono utilizzate delle oltre 280 di carnivori: cane, gatto e furetto. Si stanno, come al solito, può darsi qualcuna in più, però più o meno siamo qua. Queste sono le più utilizzate. Una delle 66 di lagomorfi, il coniglio, e poi 3 delle 297 specie di primati. E faccio notare che 36 nuove specie sono state scoperte a partire dal 2000, 36. Quindi è evidente che c'è qualcosa che non va nell'idea
che il modello animale venga preso con cognizione di causa, quando noi ancora non sappiamo. Perché dovremmo pensare che le specie che noi conosciamo siano più simili all'uomo di quelle che abbiamo scoperto l'altro ieri, tanto per dire? Cioè, è evidente che l'intera procedura è in se stessa difettosa, no? Perché tiene parte da uno stato di conoscenze sulle altre specie estremamente lacunoso. Ma allora andiamo a vedere in pratica come fanno a scegliere la specie che funga da modello animale. Come ho detto, il decreto legislativo parlava che per gli esperimenti possono essere eseguiti solo se non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali. Non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, che tra l'altro implica un concetto importante, cioè che l'esperimento su animali deve essere esso stesso provato scientificamente valido. Cioè, dire che non esiste un altro metodo scientificamente valido non vuol dire che tu puoi fare l'esperimento su animali anche se esso non è scientificamente valido. Devi provarne la validità scientifica. E appunto bisogna documentare la necessità del ricorso. Questo è un libro che io acquistai poco dopo l'anno di stampa, destinato proprio agli studenti che fanno questo tipo di sperimentazioni, la prefazione del direttore del Mario Negri, appunto Garattini, diceva: oggi esiste una interdipendenza sempre più stretta tra avanzamento delle conoscenze e sviluppo delle tecnologie. Questo vale anche per la sperimentazione animale, che è diventata una scienza multidisciplinare che deve essere in grado di fornire modelli animali sempre più sofisticati e mirati. Nell'arco di poco più di 100 anni si è passato dall'uso di animali di cattura agli animali con modifiche genetiche in grado di riprodurre patologie umane. Una marcia trionfale, no? Ora, quando uno va a vedere la fonte citata, no? Dice Garattini, non si parla più di animale da laboratorio, ma piuttosto di modello animale, che è stato definito da Wessler. Fantastico, no? Abbiamo anche l'autorità straniera con cui poter cementare la nostra affermazione. E definito come un organismo vivente con un processo patologico trasmesso geneticamente, spontaneamente acquisito o indotto, che in uno o più aspetti ha stretta similitudine. È bellissimo, a me questa cosa mi piace particolarmente, perché mi ricorda il tipo di rassomiglianze che vengono date a proposito della prole neonata, no? Quando le rassomiglianze non si riescono a vedere, allora si dice ma la punta dell'orecchio che è esattamente come quello del papà, oppure cose di questo genere. Cioè, in uno più aspetti ha stretta similitudine, però se tu dici in uno più aspetti, ecco che la strettezza va un po' a farsi benedire. Ora, quando uno va a vedere la fonte di questa citazione, scopre che l'autore immediatamente dopo ha detto: i modelli animali non si dovrebbe aspettare che siano ideali, né essere universalmente convenienti per tutti gli usi prevedibili. D'altra parte, un modello, per essere buono, deve procurare una nuova intuizione, avere rilevanza a un particolare problema e rispondere in maniera predicibile. Ora, andiamo a vedere il manuale che veniva introdotto da Garattini. Quali erano i criteri di scelta? Ripeto, questo qui è destinato ai ricercatori, non è un testo divulgativo, quindi abbiamo qui il livello massimo di rigore compatibile con la disciplina. Allora, tre autori diversi. Uno dice il fatto che gli esperimenti siano stati fatti finora soltanto sulle poche specie che ho elencato prima, no? Sottolinea quanto poco ancora si conoscono le similitudini tra i mammiferi e l'uomo per poter fare una scelta giustificata del modello animale più idoneo. Allora, queste sono quelle forme
che si dice per chiarezza, mettiamole in forma diretta, no? In forma diretta è: oggi non siamo in grado di fare una scelta giustificata del modello animale più idoneo. Questo è quello che ha detto, una forma più contorta, però ha detto questo. Il secondo, un altro autore, sempre dallo stesso libro: la scelta dell'animale che viene fatta in uno studio di cancerogenesi è ovviamente una scelta di praticità. Sarà quasi necessariamente un roditore, anche se non è detto che sia l'animale più adatto. Ma questa è scienza? Questa la chiamate scienza? Una scelta di praticità? Il terzo, altro autore, stavolta sulla sperimentazione tossicologica, tutto nello stesso libro, eh? La scelta del modello sperimentale rimane comunque fortemente condizionata, oltre che da fattori di tipo scientifico, grazie, lo ringraziamo per questa concezione, da fattori di tipo economico-organizzativo. Pur essendo questo un grosso limite contestato agli studi di tossicologia, esso viene solitamente accettato dalle comunità scientifiche e regolatorie. Quindi l'autore rassicura il lettore: non ti preoccupare, che anche se la scelta tu la fai in una maniera scientificamente insostenibile, le comunità scientifiche e regolatorie non se ne accorgono, lasciano correre. Ora, il guaio è che lui in questo dice la verità. Lui sta dicendo la verità, come dire, come se un commerciante, come se una guardia di finanza andasse da un commerciante a dire: guarda che in questa zona, anche se non rilasci gli scontrini, i controlli non ne fanno. Però non ti aspetti che una cosa del genere venga scritta su un libro destinato a educare la nuova classe di ricercatori scientifici. Però lo dice pacificamente. Tra l'altro, per rendersi conto del carattere interdisciplinare della questione, realmente interdisciplinare, ma scusate, come mai non vi ponete il problema del perché le comunità scientifiche e regolatorie accettano questo limite? Perché lo accettano? Questo è un problema, visto che tu ammetti che è un limite che viene contestato, giusto? Questo sarebbe un problema che dovresti un po', su cui dovresti dare un minimo di elaborazione. Il libro non contiene alcuna elaborazione di questo tipo. Allora, sono andato a trovare un sito statunitense in cui di un'università e dell'Howard Hughes Medical Institute, in cui si descrive appunto qual è la metodologia, un sito attualmente accessibile, considerazioni sulla scelta del modello animale. La cosa bella è il brivido che prende uno che sia preparato a questo, che sia, diciamo, ingenuo su questo genere di materia, quando vede che la lista è lunga. Uno direbbe uno, due punti. Invece no, è molto lunga. Per esempio, il primo: adeguata discriminazione. I dati devono essere estrapolabili alla specie che è il nostro reale interesse. E questo va bene. Dovresti finire qua. Adeguata estrapolazione. Stop. Invece no, continua. Continua. Adeguata fedeltà. Deve avere le necessarie strutture anatomiche e circuiti biochimici. Questo è già un po' più opaco, perché uno direbbe, beh, chissà che cosa significa, se i dati sono estrapolabili già questo sarebbe sufficiente. Poi, tre, buona base nella letteratura, e questo è già un criterio autoreferenziale, cioè, come dire, rientriamo nell'ambito della comunità di chi si occupa di queste cose, per cui se una certa specie è stata molto utilizzata nella letteratura, allora va bene. Terzo posto. Poi, facilmente disponibile agli altri ricercatori. E questa è una questione economica organizzativa. Che vuol dire facilmente disponibile? Poi, di dimensioni sufficienti per ottenere i campioni necessari e per la somministrazione di sostanze, e poi a scendere, sempre andando verso l'inferno, peggio ancora, cioè... è possibile sistemare gli animali nei stabulari disponibili? Quindi che stabulari avete? Allora dovete decidere il modello animale sapendo dove lo dovrete mettere, no? Poi l'esperienza e l'addestramento dei tecnici di laboratorio e dei ricercatori
e poi deve essere un animale trattabile e addestrabile, e poi deve costare poco, sia per quanto riguarda l'acquisto, sia per quanto riguarda il mantenimento, e poi deve avere una buona performance riproduttiva, così ne comprate pochi e ne fate tanti a buon mercato, no? Volete mettere? Poi deve avere poche malattie proprie, oppure se ne hanno poche, cioè che nascono spontaneamente, dovete essere in grado di controllarle. Al penultimo posto, considerazioni etiche. E all'ultimo, implicazione nelle relazioni pubbliche. Cioè, guardate, fate esperimenti su certi animali, la gente se lo viene a sapere, ma il meglio è non farglielo sapere, però se lo viene a sapere, allora possono esserci problemi. Allora, uno dice, la lista di considerazioni comincia giustamente con le questioni scientifiche, ma queste da sole non sono sufficienti. Devono essere trattate anche le questioni pratiche, devono essere pesate, in quanto per esempio usare le scimmie porta un maggior rischio di attenzione da parte dei media e di critica pubblica, quindi sarebbe meglio usare le scimmie perché sono più rassomiglianti, però poi possono nascere delle proteste da parte dell'opinione pubblica e quindi insomma state attenti. Queste di nuovo sono istruzioni date ai futuri ricercatori, non sono cose dette per attrarre l'attenzione del pubblico qualsiasi. E poi fa questa osservazione estremamente giusta. I primati non umani, specialmente le specie più grosse come macachi e babbuini, non sono per niente facili da lavorarci e sono pericolose non solo a causa della loro forza e dei loro denti affilati, ma perché possono anche sono portatori di malattie trasmissibili agli umani. Inoltre, i primati non umani sono costosi da mantenere e comprare, i costi di mantenimento sono alti. Quindi, insomma, in altre parole, il macaco andrebbe pure bene, ma può darsi che gli scappa, che vi morde. Quindi state attenti, perché giustamente voi vi sacrificate per la scienza, ma non fino a questo punto. Questo per esempio nel 2014, vedete, Nature annuncia che i marmoset sono le stelle, vedete che sembra una candidatura a un premio cinematografico, sono le stelle dell'ambizioso progetto sul cervello del Giappone. E anche qua, sebbene siano più distanti, siano collegati in maniera più distanziata agli umani di primati come gli scimpanzé, queste scimmie in molti modi sono ideali per la ricerca sul cervello. E perché? Allora, le loro piccole dimensioni e la loro fecondità. Ecco, questi sono argomenti veramente scientifici, di grande caratura, perché per mandare avanti un progetto sul cervello umano, no? Questo qui effettivamente bisogna ammirare. La cosa che mi colpisce adesso, dopo anni che io leggo e scrutino questa letteratura, è che una rivista come Nature non si vergogna di scrivere cose del genere, non si vergogna, lo pubblicano così tranquillamente, anzi è un articolo loro. A questo punto io voglio toccare un'altra questione di cui i giornali non parlano praticamente mai. Vi ho detto che c'è in atto, ormai da parecchi anni, una crisi circa la traducibilità della cosiddetta ricerca di base in ricerca applicativa. Ormai da anni. Ce n'è anche una seconda di crisi, una crisi circa la riproducibilità degli esperimenti. Perché la prima cosa che si dice nella formazione dello scienziato è questa: la differenza fra un esperimento scientifico e un esperimento su quali numeri bisogna puntare per giocare all'otto, per intenderci, è che l'esperimento scientifico è riproducibile. È un fatto cruciale. Allora andiamo a vedere. Questo è un esempio classico. 96-99 fanno un esperimento su topi transgenici per valutare il meccanismo della assuefazione e cercano di ripeterlo in tre diversi laboratori, creando condizioni praticamente identiche.
lo stesso ceppo di roditori, di topi transgenici, lo stesso nutrimento, le stesse condizioni di luminosità, stesso tutto. Risultano effetti, risultati completamente opposti, non marginalmente diversi, ma completamente opposti. Che spiegazione hanno dato di questo fatto? Dice, ma può essere il risultato di differenze molto sottili nelle condizioni di laboratorio, come la composizione chimica dell'acqua, il modo in cui i ricercatori maneggiavano gli animali, o anche l'aspetto e l'odore degli scienziati e dei tecnici. Cioè, stiamo parlando delle ragioni che, secondo questi ricercatori, quelli che hanno fatto l'esperimento, potevano non dare risultati dissimili, ma risultati rovesciati rispetto a quelli ottenuti e che erano stati pubblicati in alcune riviste di primissimo piano. A Edmonton un assistente era fortemente allergico ai topi e quindi indossava una maschera. Commento: appare bizzarro a noi, forse appare strano anche a un topo. E quindi il topo si era comportato in maniera tale da smentire completamente i risultati precedenti. Ora, uno dice, vabbè, ma questo è un caso. No, non è un caso. Nel 2011 il Wall Street Journal, che si occupa di dare sostanzialmente indicazioni ai suoi lettori su dove investire, si occupa di un problema, il fatto che attualmente la ricerca biomedica ha sempre più casi di non riproduzione dei risultati. E riportano i laboratori della Bayer che sono andati a fare la verifica su 67 studi pubblicati sulle migliori riviste accademiche. 67. Ebbene, non sono riusciti a replicare nel 64,2%. Solo una replicazione parziale nell'11,9%. E sono riusciti a riprodurre in maniera adeguata solo nel 20,9. Cioè in un quinto dei casi questi sono riusciti a riprodurre. Un quinto. Al punto che l'argomento è diventato così sentito nell'ambito scientifico e si è costituita un'associazione che ha questo sito e questo titolo. Validare esperimenti, risultati sperimentali chiave attraverso una replicazione indipendente. Cioè, in altre parole, loro supportano progetti per ripetere gli esperimenti veramente importanti per vedere se sono ripetibili oppure no. Addirittura, ovviamente, bisogna finanziarli, però per dire, noi siamo a disposizione per dare un minimo di fiducia a chi legge i vostri articoli, perché attualmente questa situazione è una situazione di crisi. Vedete, i giornali scientifici hanno una proliferazione enorme, vedete dal 70 al 2011, e andiamo a vedere il caso delle scienze che ci riguardano. Vedete, le scienze biologiche hanno avuto una crescita fino a 416.344 articoli pubblicati in tutto il mondo. Vedete, salute e medicina è molto più piccola. Sembra che quindi per fare carriera in campo scientifico, mettersi a fare esperimenti di base biologici sia molto più conveniente cercare di dare un contributo a medicina e sanità. Nature pubblica un commento che dice questo: se un lavoro è degno di essere fatto, è degno di essere fatto due volte. Cioè un commento su questa crisi della riproducibilità. E questo autore dice questo: le agenzie di finanziamento dovrebbero legare il finanziamento di progetti alla replicazione. E bisognerebbe sia accantonare una parte del budget per studi di replicazione indipendenti, sia richiedere agli autori che non riescono a replicare, i cui risultati non possono essere replicati, a chiedere a questi autori di correggere o a ritrattare l'articolo.
Le agenzie di finanziamento dovrebbero allora considerare la storia del principale autore o ricercatore, la storia di riproducibilità quando si tratta di fare o di dare o no un finanziamento. Cioè bisogna vedere se un certo autore ha pubblicato risultati riprodotti oppure no. Questa storia è importante. Adesso queste sembrano, chi le sente essendo esterno all'ambiente, delle banalità. Perché non avviene già? Non è già così? La risposta è che non è già così. Uno potrebbe dire, vabbè, ma forse, nonostante tutto, il sistema funziona lo stesso. Uno potrebbe dire questo, no? Cioè, a volte ci possono essere cose che non sappiamo come funzionano, però funzionano. Ora, passiamo appunto allo sviluppo dei farmaci, in cui in Europa si investono ogni anno qualcosa come 26 miliardi di euro, e che ha un personale fra quello tecnico e di collaboratori e scienziati in senso proprio piuttosto notevole, di 643.000 persone. Andiamo a vedere proprio lo sviluppo dei farmaci, no? Perché tante persone dicono questo. Mi è capitato anche altre volte di ricevere obiezioni del tipo: ma allora i farmaci come fanno a funzionare se quello che lei dice è vero? Allora, quello che io dico è vero e referenziato e dimostrabile. Bisogna vedere se è vera l'altra parte della questione. E adesso centriamo. Allora, per quanto riguarda il costo reale, di solito si citano cose: per lo sviluppo di un nuovo farmaco ci vuole un autore ha stimato 802 milioni, un altro ha detto un miliardo. Marcia Angell, che è stata redattrice del New England Journal of Medicine per qualcosa come 25 anni, dice: secondo me la stima più attendibile è 100 milioni, e se fosse anche lontanamente come quegli 802 milioni che dicono, l'industria non sarebbe così riservata sui suoi dati in materia, perché quando uno poi cerca di sapere ma quanto avete speso esattamente, non viene fuori niente, no? E andiamo a vedere. Come sapete, lo sviluppo dei farmaci avviene in varie fasi. La prima è la fase preclinica. Gli esperimenti su animali appartengono a questa fase. Poi cominciano le fasi cliniche, che la prima sui volontari sani, su meno di una decina di solito. La seconda su un campione di malati di qualche decina. La terza andiamo su qualche centinaio. Diciamo, mandare un farmaco in fase 3 è considerato dall'industria farmaceutica già un enorme successo. Andiamo a vedere però perché. I dati che io adesso vi propongo, sulla base, diciamo che ho tradotto in maniera da semplificare la comprensione, sono dati dalla stessa industria farmaceutica, quindi non si tratta di diciamo rivelazioni più o meno segreti, sono dati ufficiali. Allora, se su 1000 farmaci che entrano nella fase clinica, nella fase preclinica, a passare alla fase clinica sono solo 640. Quindi voi dite, beh, è una bella scrematura. Su questa scrematura e sulla natura di questa scrematura dovremo tornare, naturalmente. Però uno può dire, allora vuol dire che questa ricerca preclinica, che naturalmente non è solo la ricerca su animali, ben inteso, ricerche in vitro, simulazioni su struttura attività, eccetera, eccetera, della sostanza chimica. Comunque uno potrebbe dire la fase preclinica è efficiente perché taglia un bel pezzo delle sostanze. Ma allora andiamo a vedere che cosa succede dopo la prima fase in cui gli esseri umani entrano in gioco. Da 640 si passa a 307, più che dimezzata. Quindi vuol dire che già a livello di volontari sani si ha una riduzione enorme. Il primo contatto con esseri umani fa sì che
si debba ridurre in questa maniera. Vediamo un po', adesso le 307 sostanze sono sperimentate su malati, piccoli gruppi di malati. Quante passano alla fase successiva? 77, meno di un quarto. Non so se è chiaro, un quarto circa. Non so se è chiaro di che cosa stiamo parlando, quindi, no? Quindi il primo contatto con i malati riduce a un quarto, riduce di tre quarti già la riduzione alla metà che era stata ottenuta con i volontari sani. Andiamo a questo punto, stiamo in fase clinica 3. E quante ne passano con gli studi più ampi? 52. Questo è il primo passaggio in cui più della metà passa. Il primo stadio in cui si ha più di una metà di sostanze che passano a quello successivo. Ne vengono registrate 52, gli studi successivi e le analisi successive e il vaglio delle agenzie regolatorie portano alla commercializzazione 43 sostanze. La sopravvivenza a 25 anni è 34. Questo è forse un dato ottimistico che ho stimato da vari, è la cosa migliore che riuscissi a trovare per non scoraggiare il pubblico. E da 1000 a 34, ma soprattutto da 640 che entrano nella fase clinica a 34. Cioè, in altre parole, qui le vere cavie sono gli esseri umani, sono loro quelli che realmente costituiscono l'asse portante del processo di validazione del farmaco e di approvazione del farmaco. Quindi però questi dati sicuramente dimostrano una cosa, al di là di ogni dubbio, che la sperimentazione clinica non può essere surrogata dalla sperimentazione animale. Vi ricordate la prima immagine da cui siamo partiti, il topo e la bambina, il topo che salva la bambina? Sono fandonie, fandonie complete. E lo dico sulla base di dati che sono quelli dell'industria, non sono indiscrezioni o dati non ufficiali. Ora, uno può dire, va bene, ma magari i farmaci che poi entrano in commercio sono efficaci. La domanda che mi viene talvolta fatta è appunto dire, va bene, ma se lei ha ragione, non ci può essere questa grande validità e efficacia dei farmaci. Il punto è che questo è un argomento di cui i media non vogliono parlare. Parlano rarissimamente. Questo è il The Independent che l'8 dicembre del 2003 pubblica un articolo, perché a una conferenza il vicepresidente per la genetica della GlaxoSmithKline, di questa grande transnazionale farmaceutica, ha fatto, sembra per la prima volta nella storia, una dichiarazione sull'efficacia dei farmaci. E ha detto meno della metà dei pazienti a cui sono prescritte alcuni dei più costosi medicinali derivano di fatto un qualsiasi beneficio da essi. Meno della metà. La prima volta, e continua il commento, è un segreto aperto all'interno dell'industria dei farmaci, ma non certo un segreto aperto a livello di opinione pubblica, che non ne sa niente. Ogni volta che un farmaco su un comune mortale non funziona, il comune mortale non ha dati per dire magari sono io sfortunato, magari sono io l'unica eccezione al mondo ad avere questa un fenomeno di inefficacia. È un segreto aperto all'interno dell'industria farmaceutica che la maggioranza dei suoi prodotti sono inefficaci nella maggioranza dei pazienti. Ma questa è la prima volta che un tale pezzo grosso dell'industria l'ha detto pubblicamente. Quindi questo è in un certo senso un episodio di valore storico.
e presentò questi dati. Tra gli altri, le medicine contro l'Alzheimer funzionano al 30%, gli analgesici l'80%, gli antiasmatici il 60%, gli antiaritmici 60%, i farmaci contro la depressione 62%, è una grossa sopravvalutazione come vedremo fra un momento, quelli contro le emicranie acuti al 52%, oncologia 25%, e purtroppo penso che la maggioranza di noi abbia degli esempi con cui corroborare questa tristissima percentuale, 25%, artrite reumatoide 50%, schizofrenia 60%. L'anno dopo, un altro ricercatore, stavolta della Roche, il 13 settembre del 2004, presenta questa tabella, che ho preso direttamente dalla sua presentazione. Gli antidepressivi, lui dà 10-25%, 20-50%, e le statine 10-60%, beta bloccanti 15-35%, cioè sono stime estremamente basse, che avrebbero meritato una straordinaria divulgazione da parte dei media. Quindi quando parliamo del sistema dei media, delle loro disfunzioni, stiamo parlando di qualcosa in cui è in gioco la nostra vita, non diciamo di un'incompletezza marginale di informazioni. Ora, uno potrebbe anche dire questo, ma l'industria farmaceutica comunque fa del suo meglio. Questa è un'intervista, anche questa, a questa non è stata data alcuna pubblicità, che ha concesso un premio Nobel in fisiologia o medicina nel 93, per il 93, l'intervista l'ha concessa nel 2009, e lui ha detto: è provato che in alcuni casi ricercatori dipendenti da finanziamenti privati avrebbero scoperto medicinali molto efficaci che l'avrebbero fatta finita completamente con una malattia. Intervistatore: e perché hanno smesso di investigare? Risposta: perché le case farmaceutiche spesso non sono tanto interessate a curarci quanto a prenderci i soldi, sicché quella ricerca all'improvviso è stata deviata verso la scoperta di medicinali che non guariscono ma cronicizzano la malattia, facendo provare un miglioramento che sparisce quando si cessa di assumere il farmaco, in altre parole creando una dipendenza da farmaco, non guarendo. È un'accusa grave, continua l'intervistatore. Di solito le case farmaceutiche sono interessate a linee di ricerca non per curare, ma solo per cronicizzare i disturbi con medicinali molto più lucrativi di quelli che curano perfettamente e una volta per tutte. Basta seguire le analisi finanziarie dell'industria farmaceutica per verificare quello che dico. Questo è un altro fatto molto importante. Molto spesso chi produce queste analisi si sente replicare, dice: ma tu stai ipotizzando delle cospirazioni, degli intrighi, dei complotti. Naturalmente niente di tutto ciò, tutto è alla luce del sole per chi si prende la briga di fare le analisi su dati disponibili in gran parte, che però vanno connessi. Ci deve essere un'elaborazione, una riflessione su questi dati, e soprattutto ci deve essere una presenza dei media nel rappresentarli, ma non una sola volta, rappresentarli e seguirli nel loro sviluppo, vedere che cosa è successo di una certa vicenda, di una certa notizia. Andiamo a vedere i bambini, visto che ho cominciato il mio seminario con la storia del topo e la bambina. Vedete, questa è una notizia uscita in queste maniere, diciamo effimere, come delle comete, come dei fuochi fatui. Nel giugno di quest'anno il 70% dei farmaci usati nei bambini è off-label. Off-label vuol dire che sono prescritti anche se il produttore non si impegna a livello di foglietto informativo su quella indicazione per cui vengono prescritti. Il 70%, cioè sono in altre parole usi che il produttore non si sbilancia a dichiarare autorizzati.
Adesso uno può dire, va bene, ma nel complesso però funzionano. Io vi faccio solo due esempi rapidamente perché voglio dirvi anche altre cose. E questo è il becotide che viene utilizzato, il beclometasone che viene utilizzato in maniera, si direbbe, industriale sui bambini italiani. È il terzo farmaco più prescritto, viene utilizzato per raffreddori, per qualunque sindrome delle prime vie respiratorie in pratica. E in alcune regioni è il secondo farmaco rimborsato al Servizio Sanitario Nazionale, quindi non stiamo parlando di una stella di prima grandezza nel settore. Nel 2013, 16 ottobre, anno scorso, comunicato stampa, viene fatta prodotta un'analisi, fischio e raffreddore, il beclometasone vale quanto la soluzione fisiologica. Quindi era venduto in questa maniera intensiva, vale quanto quello. Quindi per il raffreddore assolutamente non lo usate. Il fischio è quello che si chiama tecnicamente, di solito il nome inglese, wheezing. E il wheezing virale, che appunto produce un respiro nasale con un tipico rumore, era la indicazione, diciamo, privilegiata per questo composto. E i risultati dello studio mostrano che ha un'efficacia modesta anche nel prevenire le recidive di wheezing virale. E non sono stati osservati benefici nel ridurre i sintomi delle infezioni delle vie aeree. E quindi in quella maniera ineffabile con cui questi personaggi fanno le loro dichiarazioni e comunicati stampa, è necessario un impiego più razionale di questo farmaco. L'impiego più razionale di un farmaco che non funziona è naturalmente non impiegarlo, no? Nel senso conveniente, però queste cose è meglio non dirle nella forma diretta. Un impiego più razionale suona meglio. Prendiamo un altro protagonista dell'uso dei farmaci nei bambini, usato di solito contro la nausea e il vomito. Quasi tutte le famiglie italiane negli ultimi 50 anni hanno avuto un bambino piccolo, l'hanno comprato, per intenderci, no? Il 22 gennaio di quest'anno l'Agenzia del Farmaco, in accordo con l'Agenzia Europea, rende disponibili nuove ed importanti raccomandazioni sul metoclopramide, principio attivo del Plasil. In effetti l'altro consumo aveva, dopo l'allerta data dall'EMA, quindi un'associazione dei consumatori, aveva scritto una lettera chiedendo: ma che cosa fate adesso voi dell'AIFA dopo che l'EMA si è pronunciata? Ora, la prima autorizzazione in Italia del Plasil è avvenuta nel 66. Ora, sembra che me lo sia inventato, e invece è vero, che il Plasil faceva parte di una cinquantina di farmaci che erano stati approvati da l'autorità dell'epoca senza che questo avesse fatto alcun tipo di studio. Lui era stato incaricato di fare degli studi per esaminare l'efficacia, e lui, in cambio di una lauta prebenda, non aveva fatto nulla. Nel 1973 il principale responsabile dell'approvazione del Plasil, che era direttore di un istituto di farmacologia ed era stato presidente dell'Associazione Italiana di Farmacologia per 5 anni, viene arrestato nel 1973. Sembra una cosa inventata. Ora, la cosa notevole è che il farmaco è rimasto in commercio. Allora uno può dire, vabbè, ma che cosa fa di particolare? Questi sono i medicinali interessati, alcuni si possono prendere senza ricetta sulla base del principio che se il dosaggio è più basso, allora lo si può prendere anche senza ricetta, senza tener conto che dal dosaggio più basso si arriva al dosaggio più alto moltiplicando le assunzioni, per cui anche questa disciplina è molto fragile.
Andiamo a vedere cosa diceva molto brevemente il bugiardino del Plasin nel maggio 2000. Ebbene, quindi insomma, erano previste dosi per i bambini e per i lattanti, in pediatria, nausea e vomito in generale, intolleranza gastrica ai medicamenti, quindi praticamente il tipo di farmaco di cui tu genitore non puoi fare a meno, ecco, diciamo così. Che cosa dice la nota informativa? Che il riesame della tossicità sollecitato dall'autorità nazionale francese, un caso di dire grazie Europa, questo è un caso di dirlo seriamente, perché avevano notato che aveva una tossicità neurologica e cardiovascolare. Quindi l'AIFA come presenta questi risultati? Questo riesame ha confermato il profilo di sicurezza ben noto, lo ha confermato. E cioè che cosa? Andiamo brevemente, provoca sintomi extrapiramidali acuti e discinesia tardiva irreversibile, cioè tic e movimenti stereotipati soprattutto faccia, lingua e bocca, irreversibili. Il bambino se lo prende e se lo porta per tutta la vita. Ha confermato il profilo di sicurezza ben noto, questa è la dicitura in cui si dicono queste cose di questa gravità. Il risultato qual è? Che nei bambini va usato come trattamento di seconda linea, quindi se proprio non avete niente di meglio, per nausea e vomito postoperatori accertati e prevenzione di nausea e vomito ritardati indotti da chemioterapia, quindi per una minoranza piccolissima di poveri bambini sfortunati. In tutte le altre indicazioni i rischi di reazioni avverse neurologiche superano i benefici, cioè non dovete usarlo. Ora, la cosa che io voglio dire è che ci sono voluti 50 anni per arrivare a questo. 50 anni. Questa è una prova per un farmaco così utilizzato, che la farmacovigilanza sicuramente non funziona. Non c'è una farmacovigilanza degna del nome. Voglio andare rapidamente perché voglio dire, uno può dire, questa qui è una campagna che è stata fatta pochi mesi fa e si vede un bambino che questa volta non dialoga fiabescamente con un topo, no, dice volitivamente, voglio farmaci adatti a me, sperimentazione, ok, cioè sperimentazione sui bambini. Questo è un manifesto, vedete AIFA, questo l'AIFA l'ha fatto, in cui vuole convincere, certo non i bambini, ma i loro genitori, a prestarsi a proporre la propria prole per farmaci sperimentali, dato che la stragrande maggioranza, adesso è un segreto scoperto, ma probabilmente rientrerà, i giornali non ne stanno parlando più di queste cose, sono per il 70% utilizzati off-label quando vengono utilizzati sui bambini, per il 70%. E quindi l'AIFA dice stoicamente, generosamente, bene, anche i bambini devono fare la loro parte, però loro per tutti questi anni non avevano mai detto che somministrando un farmaco a un bambino lo si stava utilizzando come una cavia. Adesso uno può dire, va bene, ma abbiamo scremato tanti farmaci. Vi voglio dire che se noi avessimo utilizzato i test su animali su uno dei pochi farmaci, non privo di contraindicazioni, ben inteso, però realmente efficace dell'ultimo secolo, cioè l'aspirina, oggi non l'avremmo in commercio. In particolare non l'avremmo utilizzato contro gli effetti di per il post-infarto. Adesso abbiamo poco tempo, però vi volevo dire una cosa. I dati che riguardano la sperimentazione su specie diverse di animali dal laboratorio predicono l'una dell'altra, una specie sull'altra, il massimo, il meglio a cui arrivate è il 60%. E questi risultati che riguardano il dosaggio acuto sulle specie animali dovrebbero servire per stabilire i bassi dosaggi ideali per gli umani.
Le prove di tossicità di medicinali sui roditori hanno mostrato una concordanza con quelle sugli umani del 43%, cioè in altre parole, se lanciate una moneta avete maggiore possibilità di indovinare. E questo è l'ultimo studio che è stato fatto, e non entro nei dettagli, comunque è uno studio fatto forse sulla massima quantità di sostanze in cui erano disponibili i dati sugli umani e quelli su topi, ratti, conigli e cani. Ci stanno moltissimi dati che l'industria ancora non ha messo a disposizione, quindi questo è importante, quindi non sono risultati esaustivi, però se un composto non mostra effetti tossici su ratti, topi, conigli o cani, ciò fornisce essenzialmente nessuna informazione circa la tossicità sugli umani. Essenzialmente nessuna informazione. Su questo sono stati spesi miliardi di euro per decenni su questo tipo di esperimenti. Ora voglio terminare la cosa su una cosa che non posso non dirvi, perché recentemente c'è chi si è messo a fare una verifica su quanto la tossicità dei pesticidi corrispondesse a quello che risultava dai centri veleni, soprattutto nei paesi del terzo mondo. Ebbene, è risultato che l'avvelenamento da pesticidi, che uccide ogni anno qualcosa fra i 250.000 e i 370.000 esseri umani, è dipeso dal fatto che l'accessibilità dei pesticidi è stata fondata su graduatorie di tossicità fondate sulla rat toxicity, sulla tossicità sul ratto, invece che sulla tossicità umana. I dati erano disponibili nei centri veleni, perché sia gli avvelenamenti volontari sia quelli involontari sono dell'ordine delle centinaia di migliaia, quindi ogni anno. Quindi dei ricercatori con un minimo di onestà e soprattutto le organizzazioni sanitarie avrebbero potuto facilmente ottenere questi dati e non l'hanno cercato. Appunto, la conclusione è che i dati sugli umani contrastano fortemente con la tossicità data, la classificazione di tossicità dell'OMS, che è basata sulla tossicità sul ratto. Basare i regolamenti sulla tossicità umana renderà l'avvelenamento da pesticidi meno pericoloso, prevenendo centinaia di migliaia di morti in tutto il mondo, senza compromettere le necessità agricole. Voi capite quindi il genere di problematica. Qui non stiamo parlando di dettagli, stiamo parlando di una metodica che ha fatto stragi, nel senso più letterale, a tutti i livelli, nel senso delle sostanze chimiche e dei farmaci. Adesso questo non lo dico. Voglio fare una sola citazione per un farmaco, perché è il Vioxx, che oggi è molto fondato sul Rofecoxib, un antinfiammatorio che ha avuto un grosso successo. La sperimentazione sugli animali aveva indotto un ricercatore della Merck a dire: ma perché non lo usiamo come cardioprotettore? Fin dal 2000 sono apparsi studi clinici che mostrava che poteva causare ictus e infarti fatali. La casa farmaceutica l'ha ritirato subito? No! Che cosa ha fatto? Ha effettuato un ritiro volontario, perché non le è stato imposto, solo il 30 settembre del 2004. Ora, solo negli Stati Uniti la stima è che abbia provocato 88.000-140.000 casi fra ictus o infarto, di cui fra 39.000 e 61.000 mortali. Negli Stati Uniti l'avevano usato 25 milioni di persone, in tutto il mondo la stima è che nei 5 anni ha provocato qualcosa come 160.000 morti. Nel febbraio del 2005 la Food and Drug Administration si è riunita e ha deciso di non toglierlo dal commercio. I membri della commissione, che erano legati a case farmaceutiche che producevano farmaci affini o lo stesso, erano 10. 10 su 17. Se fossero stati tolti,
sarebbe stato bocciato. Ora la domanda che io voglio dire, ma com'è possibile, perché un'altra cosa che le persone, diciamo, ragionevoli si chiedono, ma com'è possibile una cosa che non funziona e fa guadagnare? La risposta è sì, fa guadagnare, ma anche tanto. E il calcolo che ho fatto sui dati ufficiali, come una sola interpolazione probabile, quella del 2002, è che nei 5 anni la Merck ha guadagnato con il Vioxx 10,23 miliardi di dollari. Voi dite, va bene, ma allora gli hanno chiesto però i danni le famiglie delle vittime. C'è stato in effetti un processo e la dottoressa mandata dalla Merck a difendere il buon comportamento della Merck ha spiegato che è vero, non avevano fatto uno studio clinico per vedere se c'erano rischi cardiocircolatori, ma non c'era ragione di farlo. E perché non c'era ragione di farlo? E questo vi dà un ulteriore tassello per spiegare la persistenza della vivisezione. Ebbene, nel 2000 avevamo fatto uno studio sulle scimmie verdi africane, nel 2002 uno studio sui cani beagle, uno sul 2003 su ferite lacero-contuse nelle braccia di umani, sani naturalmente peraltro, no? E mostravano che il Vioxx non era diverso dal placebo o da altri farmaci antinfiammatori non steroidali come naproxene, aspirina, eccetera. Quindi le scimmie verdi e i cani beagle e una minoranza di infortunati garantivano per i 250 milioni o qualcosa del genere che in tutto il mondo l'hanno usato, insomma. Scusate. Sì, in tutto il mondo 80 milioni, scusate, 80 milioni di persone. A questo punto voi capite, ci sono state le cause civili, tutto quanto, non vi dettaglio tutto quanto e meriterebbe di esserlo. La Merck alla fine si è dichiarata colpevole. E di pagare una multa di 950 milioni di dollari. Se fate il calcolo di tutto quello che ha investito, speso in pubblicità, tutto quanto, risulta che con questo uno dei farmaci più letali messi in commercio ha guadagnato non di meno qualcosa intorno ai 3 miliardi di dollari. Nessun dirigente della Merck è stato incriminato. L'anno dopo il primo pagamento di risarcimento dei danni civili, gli utili della Merck sono più che raddoppiati. Queste sono cose, quando uno le va a leggere sulle riviste finanziarie non osa crederci, ma è così, più che raddoppiati, dal 3,27 a 7,8. L'amministratore delegato nel 2006, sono lieto di dirlo, si è nobilmente dimesso, come si dimettono loro, con liquidazioni d'oro. Harvard però ha capito che era un uomo per loro e infatti l'hanno assunto per un corso dal titolo Building and Sustaining Successful Enterprises. Bene, dal 2006 al 2012 lui ha tenuto questo corso, costruire e sostenere imprese di successo. Ora, quello che voglio dire è che uno non è stato un errore, perché era stato un ottimo costruttore e sostenitore di un'impresa che aveva avuto un grande successo. Scusate, adesso molto rapidamente voglio arrivare al... può trovare il terzo pezzo? Sì, grazie. Bene. Voglio dire molto brevemente, no? Ma proprio veramente a perdifiato. A volte si dice, ma se la vivisezione non funziona, poi che usiamo? Il problema è che se qualcosa non funziona in maniera così disastrosa, innanzitutto devi fare una moratoria. Tu non puoi continuare a far finta che qualcosa dia delle rassicurazioni che si sa benissimo che non dà. Non puoi. Però i metodi che... Non muore. Bene, va. Metodi che funzionano esistono, come per esempio questa è una versione miniaturizzata di una bile,
Questo è un robot che permette per la prima volta di fare uno screening di sostanze tossiche per vedere la loro tossicità per migliaia, in tempi e con spese estremamente ragionevoli. Vedete questo? Quindi, diciamo, metodi che hanno una capacità di funzionamento esistono, semplicemente facendo funzionare i test con questo robot, l'Environment Protection Agency e le sue agenzie partner genereranno più informazione sulla tossicità di sostanze chimiche nei prossimi pochi anni di quanta ne sia stata creata nello scorso secolo. Quindi non stiamo parlando di qualcosa che ci sta quest'altro progetto estremamente importante, che appunto è stato osservato che nonostante 25 anni di ricerca intensiva e con risultati positivi sui modelli animali, neanche un singolo farmaco antitumorale è emerso, neanche uno. Questa è la iniziativa dei cittadini europei Stop Vivisection, che come sapete ha avuto un enorme successo, comprese le firme cartacee si annoverano 1.326.000 firme, e questo va considerato un grande merito dei cittadini europei, in particolare italiani, che hanno avuto il massimo onere della raccolta delle firme, più di 500.000, e probabilmente senza questa petizione il programma Horizon non avrebbe menzionato esplicitamente che bisogna cercare metodi alternativi alla sperimentazione animale. Quindi questo io penso sia già un risultato importante. Volevo terminare con veramente un fatto. È evidente che una situazione come quella che io ho descritto si immerge in una situazione di mancanza di integrità della ricerca, in particolare della ricerca biomedica, che è la più affetta da questa malattia. Vi cito rapidamente degli articoli, un articolo su tutte riviste prestigiose, se volete posso poi elaborare questa cosa in una futuribile occasione. Diciamo, questo è un titolo: la medicina accademica è in vendita? Quest'altro, sempre della stessa autrice, nel libro La verità sulle industrie farmaceutiche, che per più di due decenni è stata direttrice del New England Journal of Medicine, nel vedere la industria crescere sono stata in misura crescente turbata dalla possibilità che molta ricerca pubblicata è gravemente difettosa e sta portando e ha portato i dottori a credere che i nuovi medicinali sono generalmente più efficaci e sicuri di quello che effettivamente sono. Un altro famoso direttore di rivista medica, i giornali si sono dedicati a attività di lavaggio dell'informazione per l'industria farmaceutica, quest'altro ancora più nettamente, le riviste mediche sono un'estensione del braccio commerciale delle compagnie farmaceutiche, e dopo 10 anni, dice, nel 2004 c'era stato un articolo che diceva che che molta ricerca medica era di cattiva qualità e fuorviante, 1994. 20 anni dopo io temo che le cose non siano migliorate ma siano peggiorate. E la frode, diciamo, è la principale causa nei ritiri di articoli nel campo delle scienze della vita. E io credo che sia importante questa chiamata di Richard Smith, che ha dichiarato il 15 settembre 2014 è tempo di fare della cattiva condotta scientifica una materia penale. Perché in effetti quello che succede è che anche in condizioni estremamente di gravi frodi, con gravissime conseguenze, non succede nulla. Io voglio citare adesso brevemente uno studio che è stato annunciato sulla stampa
con questa dicitura: migliaia di morti in Unione Europea per linee guida basate su dati falsi. Ora, il falsificatore principale che l'abbia fatto o che fosse consapevole o che abbia chiuso un occhio si è dimesso dall'istituto olandese, era stato uno dei principali autori dello studio su cui si fondavano le linee guida sulla cardioprotezione per cardiopatici sottoposti a operazioni chirurgiche. Il 31 luglio dell'anno scorso appare uno studio che stima nel 27% di aumento di mortalità quella che era che aveva fatto seguito alla emanazione di queste linee guida, e citavano solo per il Regno Unito 10.000 morti all'anno in più, 10.000 morti all'anno. Questo articolo è stato approvato. Il 14 gennaio di quest'anno gli stessi autori fanno il calcolo per l'Unione Europea con un titolo provocatorio: la ricerca clinica è la professione più pericolosa al mondo? E l'articolo per l'Unione Europea dà 800.000 vittime nei 5 anni, 800.000. Loro fanno anche la classifica fra i grandi dittatori stragisti. Ecco, quello rosso sono le morti create da queste linee guida, gli altri sono i personaggi che leggete. Ora, la rivista a cui l'avevano proposto l'ha messo sul suo sito, l'ha ritirato in 48 ore perché il calcolo era lo stesso. Io ho fatto la verifica, loro hanno fatto lo stesso calcolo dell'articolo del 2013, però dire 10.000 all'anno nel Regno Unito ci stava, dire 800.000 in 5 anni in Europa era scioccante e quindi l'hanno ritirato. E se volete saperne di più vi consiglio di leggere questo articolo che vi spiega come, nonostante questa denuncia, la degradazione di quelle linee guida è stata solo parziale, non sono arrivati a dire no, è pericoloso. E vorrei concludere adesso veramente le conclusioni. Allora, possiamo dire: i più seri studi metodologici sulla sperimentazione animale hanno concluso che essa non è di alcuna reale utilità né direttamente né indirettamente, cioè come ricerca di base, ai fini delle applicazioni cliniche. Continuare a usare e a finanziare questa pseudoscienza costituisce una violazione del principio di precauzione, e quindi è particolarmente importante che su queste cose, invece che direttive che regolamentino, si attuino moratorie che cessino dall'abuso della credulità dei cittadini, perché è questo che si sta facendo. Gli interessi dell'industria vivisezionista nelle sue varie forme stanno tuttora rallentando lo sviluppo di metodi di indagine realmente scientifici che esistono, che sono al di là dello stadio del prototipo, sono già funzionanti. I cittadini hanno ragione di chiedere di partecipare attivamente alla definizione degli obiettivi e dei metodi della ricerca biomedica, e la Commissione europea deve rispondere con senso di responsabilità e con senso di prospettiva storica alla richiesta avanzata da Stop Vivisection. Non deve cercare di realizzare il male minore, il compromesso migliore, perché qui non si possono fare compromessi su queste materie. E infine è urgente una legge europea che in tutti i settori professionali, ma particolarmente nella ricerca biomedica, tuteli i whistleblower, quelli che lanciano gli allarmi su situazioni di crisi interne ad attività che per la maggior parte avvengono in segretezza, e persegua la frode scientifica, compresa quella che attualmente è prodotta dal segreto industriale. In particolare, le autorità sanitarie che hanno avallato e tuttora avallano l'uso di test di tossicità basati su modelli animali, per decenni mai validati e adesso radicalmente screditati, dovrebbero essere messe sotto inchiesta. Vi ringrazio per l'attenzione e la pazienza. Io ringrazio il professor Mamone Capria e vorrei chiedere ad Adriano di venire qui, Adriano Varrica, per poterci magari dire due parole brevemente su quella che è stata l'iniziativa ICE, l'iniziativa di cittadini europei. E mi spiace per la traduzione, ma credo che giustamente adesso siamo fuori tempo massimo, avverrà quindi solamente in italiano.
anche per la fase insomma, successiva sulle domande, purtroppo manterremo solo la lingua italiana. Sì, grazie Eleonora per aver organizzato questo evento. Grazie al professore perché insomma, per il rigore della sua relazione, che penso sia estremamente utile. A me è piaciuto molto l'aspetto che ritengo estremamente efficace sulla questione degli interessi economici che stanno dietro la sperimentazione animale, quindi il riferimento a Rich, ad esempio, che è una cosa che purtroppo è poco nota anche ai parlamentari europei, per esempio, o anche il fatto del Vioxx, che è un esempio più che calzante, è incredibile. Perché spesso tutti si chiedono ma alla fine quale può essere la motivazione che spinge le aziende a buttarsi sulla sperimentazione animale piuttosto che a trovare i metodi alternativi, e la risposta oggi ce l'ha data lei con questi esempi, e questo dimostra anche diciamo la base del problema che effettivamente lei ha citato in maniera abbastanza efficace, cioè che il problema effettivamente è un problema di informazione che non passa. È la mancanza di consapevolezza da parte dell'opinione pubblica rispetto a questa tematica estremamente importante. E questo, diciamo, Stop This Action nasce anche, penso che abbia anche questo merito, per portare all'interno del dibattito europeo, politico europeo, la questione della sperimentazione animale non dal punto di vista esclusivamente etico, che sicuramente interessa a tutti, e sul quale anche probabilmente c'è un consenso molto ampio, ma proprio sulla mancanza di un'informazione adeguata e di una consapevolezza adeguata su quelle che sono le motivazioni scientifiche legate alla tutela della salute umana, e qui il titolo del seminario è estremamente pregnante, e quindi sul fatto che in realtà la sperimentazione animale, oltre ad avere delle motivazioni etiche che ci dovrebbero portare a dire assolutamente di essere assolutamente contrari, ci sono le motivazioni scientifiche che sono oramai evidenti, nonostante effettivamente i media e anche un po' la politica, probabilmente anche nella sua ignoranza e nel suo avere interessi in questo senso, vogliono far passare continuamente il messaggio per cui chi è contro la sperimentazione animale è una persona che vuole, diciamo, uccidere i bambini, oppure non curare le malattie, oppure difendere gli animali così, perché magari, insomma, solo per una ragione esclusivamente etica. Stop This Action, brevissimamente, nasce nell'aprile 2012, è stata la terza, se non sbaglio, iniziativa popolare europea registrata da quando è nato il regolamento, è nato la possibilità di usare questo strumento. Io sono parte del comitato promotore, sono il coordinatore europeo dell'iniziativa. Quando venne l'idea di Stop This Action, comunque di utilizzare questo strumento nuovo per portare questa tematica all'interno delle istituzioni europee, tutto nacque insomma dalla forte reazione popolare, specialmente in Italia, che vi fu a seguito dell'approvazione della direttiva che attualmente regola la sperimentazione appunto sugli animali. Già in quel frangente si mostrò l'assoluta inadeguatezza, direi, del Parlamento europeo di dare un taglio ben specifico e innovativo, cosa che peraltro già negli Stati Uniti per esempio viene fatto, a questa tematica, e piuttosto si preferì quello che il professore poco fa citava anche una volta in maniera più che pertinente, quel tentativo di trovare una sorta di compromesso tra una facciata etica animalista che avrebbe soddisfatto i cittadini europei e gli interessi economici fortissimi che stanno dietro questa situazione. Ovviamente ad una lettura attenta della direttiva e anche del percorso parlamentare che sta dietro questa direttiva si capisce perfettamente che la risposta è assolutamente inadeguata sia dal punto di vista etico e soprattutto dal punto di vista scientifico.
cioè non c'è nessun percorso effettivo che possa pensare ad un abbandono in prospettiva della sperimentazione animale. Andando diciamo al sodo dell'iniziativa, abbiamo coinvolto centinaia di associazioni in tutta Europa che si sono appunto battute per raccogliere firme. Devo essere sincero, all'inizio non tutte le associazioni si sono schierate in maniera immediata per Stop HIV Action, mentre è stata assolutamente immediata la risposta di decine di migliaia di cittadini europei volontari, soprattutto in Italia, che diciamo pancia a terra si sono messi a raccogliere firme, nonostante ovviamente l'obiettivo di raccogliere un milione di firme fosse particolarmente proibitivo. Vi ricordo che Stop HIV Action è un'iniziativa che ha un budget bassissimo, se si pensa anche confrontato a quelle delle altre iniziative che popolari europee che ci sono state fino ad oggi, perché penso che il nostro budget si aggiri intorno ai 25.000 euro, tutto basato su donazioni dei singoli cittadini e su qualche donazione un po' più grande di qualche associazione italiana che ci ha dato una mano, per esempio la LEAL, in un secondo momento anche la LAV, il PAE anche ha fatto una sua donazione. Comunque questo per dire, quando l'iniziativa ha cominciato a, grazie a questi volontari, ha cominciato ad avere il suo successo anche in termini di raccolta firme, le associazioni, buona parte delle associazioni, si sono finalmente decise e hanno capito che probabilmente era uno strumento che andava valorizzato e utilizzato. Questo è il risultato, che abbiamo raccolto più di 1.300.000 firme in tutta Europa, e la cosa ancora più importante è che di questo 1.300.000 firme più di 1.200.000 erano valide, quindi assolutamente certificate dalle autorità competenti e in linea con quello che è il regolamento europeo. Questo ci dà il senso, quindi dobbiamo dare il senso anche di quello che è Stop HIV Action. Stop HIV Action ad oggi è probabilmente la più grande esperienza, diciamo, di partecipazione democratica a livello mondiale rispetto al tema della sperimentazione animale. E questo si è verificato in Europa grazie a questo strumento, peraltro in condizioni che vi ho detto, cioè Stop HIV Action non nasce da, come capita anche, per carità, non è un fatto negativo, però molte iniziative popolari europee nascono da diciamo lobby che creano un'iniziativa diciamo ad hoc, quindi anche ben finanziata sotto questo punto di vista. No, Stop HIV Action nasce dal basso, dai cittadini che si coordinano in comitati per raccogliere le firme spontaneamente, con donazioni assolutamente volontarie e con, no, noi non abbiamo un, diciamo, del personale pagato, tutti quelli che svolgono un compito all'interno di Stop HIV Action sono assolutamente volontari. Quindi stiamo parlando di questa esperienza, e ora qual è il meccanismo? Che noi abbiamo volutamente, alcuni magari si chiedono perché ancora l'iniziativa che è stata completata durante, diciamo, la fase di certificazione è stata completata intorno a marzo 2014, perché ancora non è stata presentata, non sono state presentate le firme. Il motivo è stato che, vista che c'era, cioè considerato che c'erano le elezioni europee, quindi rischiavamo di andare a discutere Stop HIV Action con una Commissione europea e con un Parlamento europeo assolutamente privi di una qualche autorità, di un qualche potere politico. Quindi siccome il senso dell'iniziativa è quello di aver diciamo portato all'interno delle istituzioni europee questo tema, e ora la Commissione europea, ovviamente in presenza del Parlamento europeo che dovrà organizzare l'audizione, che penso è intenzione degli organizzatori che qui rappresento di diciamo di organizzare l'audizione, chiedere l'audizione per gennaio-febbraio 2015, la Commissione europea dovrà prendersi la responsabilità politica di dare una risposta, così come previsto dal regolamento, che sia positiva o negativa, di apertura o di chiusura, rispetto a questa richiesta di più di 1 milione di cittadini europei. Ovviamente Stop HIV Action, diciamo, rappresenta probabilmente un test ben più ampio, perché qualora ovviamente la Commissione decidesse di cestinare o di dare una risposta così non concreta e non seria a Stop HIV Action, questo sarebbe probabilmente un elemento che ci porterebbe a dire che diciamo, il tasso di democraticità
delle istituzioni europee, che già è messo a serio repente, cioè a serio rischio da eventi che tutti conosciamo, verrebbe probabilmente del tutto compromesso in virtù del fatto che i trattati prevedono giustamente degli strumenti di partecipazione diretta come l'iniziativa popolare europea, che permette di partecipare all'attività legislativa, e se però questi strumenti alla fine fossero nella realtà assolutamente inefficaci, ovviamente significherebbe che comunque tutto viene deciso, diciamo, da poche persone e non sulla base di quello che è il pensiero dei cittadini o di quello che sono le evidenze scientifiche ed economiche che sono state ben spiegate oggi, ma sulla base di altri interessi che purtroppo non è questione di essere appunto complottisti o meno, ma che sono evidenti, sono interessi economici e purtroppo regolano, diciamo, tutto questo genere di attività. Quindi io ringrazio ancora una volta Eleonora e il gruppo del 5 Stelle per aver organizzato questo evento. Ovviamente ci sono altri circa 40-50 deputati che hanno aderito alla nostra campagna durante la campagna elettorale. Noi ovviamente gliene chiederemo ragione, nel senso che ovviamente chiederemo adesso a loro di supportarci adeguatamente in questo percorso che ci porterà a gennaio-febbraio a fare l'audizione, quindi ovviamente ci aspettiamo e siamo sicuri che il 5 Stelle compatto sostenga Stop Previous Action ancora durante la fase dell'audizione. Grazie mille. Grazie Adriano, io posso solo dire che sono appunto un portavoce del Movimento 5 Stelle e faccio parte della Commissione Petizioni, quindi sarà anche soprattutto mio onore e mia volontà di portare avanti il più possibile l'ICE. Volevo prima di chiudere, visto che abbiamo proprio pochissimi minuti e dobbiamo lasciare la sala perché c'è una prossima conferenza, erano arrivate un paio di domande, sì, a cui magari possiamo dare brevemente risposta. La prima è di Vincenzo Gulisano, e ci chiede se in assenza della sperimentazione animale dopo la fase 1 che cosa avviene, si passa direttamente alla sperimentazione umana e specifica meglio nel caso di sperimentazione che si basi su meccanismi fisiologici che sono sicuramente appunto da supportare. Mi piacerebbe capire come dovrebbe funzionare la sperimentazione di un farmaco che ha dimostrato la sua efficacia in vitro e se quindi la fase successiva è quella direttamente della sperimentazione quindi sull'uomo, quindi questa è una perplessità grande che hanno gli scienziati, se si passa dal microscopio all'uomo e di fatto se appunto sono gli uomini, quindi le prime cavie. Ma io a questo risponderei in due maniere che sono anche evidenti dalla relazione che ho fatto. Cioè, in primo luogo, noi non dobbiamo pensare alla produzione dei farmaci come a un'ancora di salvezza per il relitto della sanità pubblica. Noi innanzitutto dobbiamo fare tutti quegli interventi, anche con quelle risorse che noi abbiamo, anche ad esempio di bonifica delle città da un inquinamento che sembra di essere una delle principali forme di unità europea che abbiamo realizzato, la costruzione e la promozione di stili di vita sani che siano realmente facili da adottare piuttosto che legati a uno stoicismo individuale. Per esempio, ci stanno tante cose, poi anche l'assistenza alle persone con disabilità, con problemi motori di vario genere dovuti all'età, alle malattie, cioè cose di questo genere dovrebbero essere il caposaldo della tutela della salute, mentre vengono considerate come una specie di seconda scelta, mentre la prima sarebbe la creazione, lo sviluppo di quella bacchetta magica che fa sparire la malattia, dopo secoli di fallimenti in materia. Quindi io credo che da questo punto di vista uno non dovrebbe concentrarsi tanto sulla produzione di farmaci, ma uno sull'accessibilità di misure di tutela pubblica e individuale alla salute e due sull'accessibilità di quei presidi sanitari efficaci
a persone che oggi non se li possono permettere per ragioni economiche. Quindi queste sono le due cose. La terza cosa, posso dire anche che oggi ci stanno vari modi di valutare, ci sta una dimensione che non viene condensata nell'espressione in vitro, perché oggi c'è uno sviluppo di tecnologie che ho in parte sintetizzato molto rapidamente alla fine, che permettono di valutare la promessa insita in una determinata molecola in maniera molto più attendibile dei test su animali, che comunque danno risultati inconfrontabili tra una specie e l'altra. Quindi lì si tratta di una tecnica divinatoria. Quella che oggi abbiamo non è una scienza che funziona male, è una tecnica divinatoria, che è un'altra cosa. Quindi oggi abbiamo dei metodi per arrivare allo stadio del dosaggio ai primi volontari umani con microdosaggi, e poi soprattutto, per dirla tutta, a mio parere sarebbe importante anche togliere questa sorta di racket dei volontari umani. È una cosa ingiusta sottoporre delle persone sane, che magari si sentono inviolabili per la loro età, che magari non gli ha fatto mai conoscere una malattia, a dei rischi che possono essere gravissimi. Sarebbe importante ritornare all'uso del farmaco nel caso in cui ce n'è realmente bisogno, e sui soggetti che ne hanno realmente bisogno, con tutte le accortezze con cui queste situazioni devono essere trattate. Secondo me è molto importante ritornare a un'idea di ricerca medica realmente umana e realmente vicina alle esigenze dei malati. Grazie, grazie professore. In sala non so se ci sono delle domande, se io ne ho qua un'altra che ho raccolto, che magari pongo molto velocemente. Ok, prego, se vuole magari... Prego. Ciao, se mi sentite, vorrei sapere dal professore cosa pensa, non tanto in relazione all'efficacia della sperimentazione su animali per verificare l'efficacia dei farmaci, quanto valuta l'importanza sulla ricerca fisiologica di base, cioè come funzionano apparati, neuroni, cellule, tessuti, ecco, se questa facoltà, questa possibilità è surrogabile in qualche maniera. Cioè, io credo che organismi elementari come lieviti, colture cellulari, la famosa drosofila della genetica di base hanno avuto un ruolo importante nel rivelare meccanismi realmente basilari. E guardi che quanto più si vuole arrivare a quel livello, tanto più è importante utilizzare organismi estremamente elementari, proprio il contrario di quello che si dice spesso per difendere la sperimentazione animale, cioè noi dobbiamo usare gli animali perché l'uomo è complesso, quindi dobbiamo usare un essere complesso che lo modellizzi. È sbagliato in maniera radicale. Se Mendel avesse fatto gli esperimenti invece che sui piselli, li avesse fatti sul colore dei capelli delle persone, potendo disporre di un finanziatore pazzo in un governo tirannico, per dire, non avrebbe ottenuto risultati, perché oggi si sa che anche il colore dei capelli dipende da una moltitudine, centinaia di geni, che quindi non erano assolutamente controllabili. Quindi da questo punto di vista io direi che la ricerca fondamentale oggi può essere fatta su organismi estremamente elementari in parte, soprattutto su colture cellulari, ma soprattutto con la simulazione in silico, come viene chiamata, con modelli matematici, e penso che queste cose, per esempio la simulazione struttura di una sostanza in rapporto alla sua reazione, no? Nei contesti, oggi queste cose si riesce a studiarle con delle simulazioni impressionanti, che naturalmente ai primordi della sperimentazione animale non erano neanche sospettabili. Non funzionava neanche allora, però all'epoca queste cose non erano neanche sospettabili. Oggi invece
esistono. E allora il vero problema è che molto spesso anche organismi come, che emanano direttive pongono il problema in una forma, secondo me, distorta, anche se comprensibile, e cioè in che maniera possiamo soddisfare le esigenze di professionisti che non hanno la capacità di riconvertirsi a nuove tecnologie perché non le conoscono e non sono in condizioni di impararle, e le esigenze della scienza che ci dice che quello che questi personaggi sanno fare non serve e anzi è nocivo. Secondo me questa è una maniera sbagliata di porre il problema, perché il primo problema è quello della validità scientifica e di ciò che queste tecniche utilizzate troppo a lungo hanno fatto in termini di danni alla collettività. Quindi da questo punto di vista uno deve anche accettare l'idea, per certe cose, di moratoria. Cioè, se noi non siamo in grado di indovinare la prossima cinquina sulla ruota di Campobasso, se esiste, bene, non vendiamo il palazzo dell'Unione Europea e giochiamo tutto su numeri ottenuti con qualche libro fantomatico. Ecco, non facciamo questo. Vado... Sì. Magari proseguo con un'ultima domanda, che poi dobbiamo veramente lasciare la sala. Se quello che lei dice è vero, ci chiedono come mai esistono farmaci come i vaccini che salvano, hanno salvato migliaia di vite e debellato epidemie. Un appunto su questo. Sì, allora, io quello che invito quelli che hanno dubbi su quello che ho detto a fare è verificare, cioè a me... La mia massima soddisfazione non è di indurre uno stato ipnotico per cui le persone siano disposte a credere in cose inverosimili ciecamente. Io vorrei che facessero le loro verifiche e andassero a vedere. A questo punto anche il caso più elementare circa l'efficacia di un singolo vaccino è così complicato, che dire semplicemente l'efficacia dei vaccini, lo sviluppo dei vaccini, senza per esempio di parlare di tutti gli esperimenti su cavie umane inconsapevoli, soprattutto nei paesi del terzo mondo, su cui i vaccini efficaci sono stati testati, è impossibile, cioè non ha molto senso citare un caso come se questo qua facesse riscattare, diciamo, una pratica chiaramente difettosa in maniera grave. Io a questo, quando mi capitano nel pubblico questo genere di citazioni, io rispondo: guardi che io conosco una persona che, utilizzando un libro che viene sfruttato nel meridione d'Italia per indovinare i numeri che usciranno, si è arricchita. Quante copie gliene devo mandare di questo libro? Ecco, questa è la mia risposta a chi mi cita un caso. Un caso può funzionare, ma se sei uno storico lo devi analizzare in tutte le complicazioni dell'effettivo sviluppo storico. Tutte, non citare soltanto un punto di partenza e un punto di arrivo, come se il punto di partenza fosse la causa completa del punto d'arrivo. E in secondo luogo, un solo successo non significa nulla. Non significa nulla, è evidenza aneddotica. Grazie, allora, grazie ancora. Ah, c'è un ulteriore. Prego. Un'ultima domanda, professore. Prego. Secondo lei qual è il modello sanitario che si dovrebbe perseguire per il prossimo futuro? Anche magari una risposta breve, ma... Ma il modello sanitario, se io dovessi indicare un paese, non li conosco così bene quelli degli altri paesi per poter dare un termine di confronto e dire quello è migliore del nostro. Però la cosa che direi è soprattutto cessare la degradazione dei malati a clienti. Questo è intollerabile. Se si vuole risparmiare in sanità diciamo reattiva, cioè prescrizioni di medicinali eccetera, allora lo Stato deve operare nella rimozione delle cause della malattia. Se oggi c'è tanta richiesta di farmaci anti-asma è perché l'incidenza di asma è cresciuta in maniera inverosimile per le condizioni deprecabili delle atmosfere delle nostre città. Questo è il vero problema.
se ci stanno delle concentrazioni di casi di tumore intorno a famosi centri petrolchimici, Ilva, Porto Marghera e altri posti, questo è perché per troppi anni si è concesso a queste industrie di inquinare senza bonificare e anzi riuscendo anche a tacitare quella stampa e quegli attivisti che volevano denunciare questi stati gravissimi. Allora io in questo senso direi dobbiamo rovesciare la sanità, il malato è un cittadino, non è un cliente, è malato anche chi non essendo tecnicamente malato però non può muoversi, ha bisogno di assistenza, c'è bisogno di creare una nuova vivibilità complessiva per le persone e solo in questa chiave io credo si può pensare a un nuovo modello di sanità. Benissimo, io direi che su queste parole penso che veramente... Ah, ok, sì, prego, prego. Sono anche, ecco, ho una curiosità vecchissima che mi dorme nel cervello da anni. Anche la tossicità degli OGM viene testata sugli animali. Ho sempre pensato che appunto un topo non è un uomo. Ma esistono, secondo lei, quali potrebbero essere i canali alternativi per stabilire se un OGM è adatto o non è adatto al consumo umano? Io gli dico una cosa, gli esperimenti... Sì, sì, sì. Io vidi anche una conferenza di Pustai, no? Che Fabrizio Fabri qui presente conosce, e lui diceva, guardate, se voi siete antivivisezionisti... Però ammetterete che gli esperimenti sui topi dicono qualcosa sui topi. Ora, io tra l'altro non sono completamente d'accordo neanche su questo, ma sarebbe lungo spiegarlo. Però quello che voglio dire è che tutti gli esperimenti su animali che hanno rivelato degli aspetti preoccupanti a proposito degli OGM sono stati contestati e costretti alla ritrattazione da parte, se non dell'autore, della rivista. Tutti. Questo è un fatto che fa pensare che effettivamente è una tecnologia, è una metodica così flessibile nel senso cattivo del termine, che qualunque risultato uno ottenga lo si può rovesciare adducendo ragioni che la consorteria della vivisezione considera attendibili. O perlomeno un topo fu un topo per la durata di 6 settimane o quanto durano in media questi esperimenti. Che canali alternativi potrebbero essere usati per dire in teoria che un OGM è sicuro? Ma io direi una prima cosa sono le problematiche ecologiche circa la biodiversità, la contaminazione orizzontale, che sono però già oggetto di un'ampia letteratura. A questo punto io però direi una cosa, visto che quelli che producono gli OGM li hanno messi in commercio in un paese di circa 250 milioni di persone, cioè gli Stati Uniti e molti altri naturalmente, ogni volta che c'è una crisi alimentare gli aiuti da parte degli Stati Uniti sono sempre a base di OGM. La cosa che io considero vergognosa è che non si sia innanzitutto introdotto questi prodotti in maniera graduale e monitorata e secondo che questo monitoraggio accuratamente fatto sui volontari, mi auguro i familiari dei ricercatori e degli industriali che producono queste cose, che erano disposti a sottoporsi al monitoraggio, i risultati fossero resi pubblici. Non c'è niente di tutto ciò. Io trovo vergognoso che si continui a dire cose del tipo ma ci stanno milioni di persone che hanno mangiato gli OGM e non è successo niente. Qual è la letteratura scientifica? L'onere della prova è in chi fa profitti su queste cose, non nelle agenzie sanitarie che devono trovare
il modo di dimostrare che quella cosa può essere tossica. Tu stai introducendo un prodotto che ha un'utilità soltanto di carattere commerciale, perché in teoria, e anche questo è stato smentito, diminuirebbe l'uso dei pesticidi. E anche questo non è vero, tra l'altro. Ma tu adduci ragioni di questo genere, quindi ragioni puramente commerciali. Dici che è aumentata la produttività. Non è vero neanche questo. Quindi voglio dire, adduci ragioni fittizie, però di natura commerciale, e non ti fai carico delle conseguenze sulla salute dei consumatori dell'introdurre queste cose in una maniera che non è stata minimamente studiata nella sua gradualità, in maniera accurata, con timore e tremore, visto che stavi facendo un esperimento di massa su cavie umane, ignare che non ne sapevano nulla. E io credo quindi che bisogna cominciare a ragionare in questa maniera. Purtroppo troppi anni, come io dicevo nel caso di Rich, sono passati in cui all'industria è stata data carta bianca, introduci e fai qualunque cosa pur di aumentare i tuoi profitti. Basta, questa è una cosa che non si può accettare, perché qualunque sistema si qualifichi democratico e che presenta questa forma di cancro legislativo e normativo non è una vera democrazia, è una finzione. E quindi da questo punto di vista io credo che noi dovremmo cominciare a ragionare, piuttosto che permettere all'industria degli OGM escamotage come quello dell'equivalenza sostanziale, un'altra frode metodologica completa, uno dovrebbe cominciare a chiedere a loro, prima di fare qualsiasi passo, quali sono le evidenze per poter giustificare la sicurezza sugli umani? Quali sono le loro? Una volta che, come dicevamo all'inizio, gli esperimenti sugli animali sono stati tutti controvertiti, tutti. E quindi quelli che in teoria avrebbero dovuto indurre l'industria a dire va bene, allora basta, ci avete convinto, in realtà sono serviti soltanto a screditare i ricercatori che le avevano proposti. Bene, grazie. Dobbiamo veramente chiudere perché dobbiamo lasciare la sala. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato e chi ci ha seguito anche in streaming, e ricordo che questo video è anche consultabile online al link che abbiamo dato. Grazie ancora a tutti e a presto.